Ok. Salve a tutte e a tutti, benvenuti a questo secondo panel di EDUIA 2020, Educazione e Intelligenza Artificiale. E già questa mattina, per chi non ha potuto connettersi precedentemente, abbiamo avuto modo di dialogare con il professor Warwick, la professoressa Cucchiara e il professor Sini, proprio per dare ampio respiro a quella che è la tematica di questi incontri. Quindi riuscire a comprendere come una tecnologia come l'intelligenza artificiale sia così pervasiva e andarla a declinare non solo dal punto di vista educativo-pedagogico, ma andare ad incontrare anche tutte le altre discipline del settore. Questo oggi pomeriggio, come già sapete da programma, vi sarà un mio primo intervento, a seguire alle 15:30 il professor Alessandro Colombi. Alle ore 16 ci sarà la professoressa Francesca Rossi e alle 16:45 il professor Mauro Mezzini. Io sono Edmondo Grassi, un dottore di ricerca di sociologia dell'Università di Roma 3 e mi sono occupato in questi anni di dottorato proprio di etica e di intelligenza artificiale. Andrò quindi quest'oggi un po' a descrivervi quello che è stato il mio percorso e soprattutto qual è la mia visione in materia. Perché mi sono occupato di questa disciplina? Quindi perché discutere di principi etici, di questioni aperte dell'intelligenza artificiale? Credo che innanzitutto ci troviamo dinanzi a quella che è un'evidenza di tipo fenomenologico della contemporaneità, delle nostre società globali e delle culture che le caratterizzano. L'intelligenza artificiale è indubbiamente caratterizzata oramai da due elementi principali, cioè l'immanenza e l'onnipervasività. Si tratta di un apparato di tipo tecnologico che si va ad innervare totalmente in quelle che sono le strutture evolutive delle società, ma soprattutto dell'essere umano. Non solo da un punto di vista della società, quindi, ma tenendo in considerazione due aspetti, quello che sono il bios e il logos. Quindi, da un lato abbiamo effettivamente quello che è il corpo, l'esistenza dell'essere, che diviene sempre più connessa alla artificialità di questa tecnologia, quindi la corporeità che diviene essa stessa, ma lo è sempre stato strumento, permettendo quindi alla persona di comprendere che il confine della propria pelle non è un confine, ma è una vera e propria membrana che accoglie, che allo stesso tempo muta, che permette scambi continui con l'esterno. L'essere umano di per sé è proprio possibile ed è definito come un apparato, un ambiente di tipo cenotico. Allo stesso tempo, perché l'intelligenza artificiale va ad impattare con quello che viene definito logos? Logos non solo inteso come dialogo, come scambio, ma come processi mentali, come processi relazionali. Questo perché va ad impattare, come anche questa mattina abbiamo visto con il professor Sini, proprio nella formazione identitaria del soggetto, quindi del suo pensare, del suo ripensare, della posizione che riveste all'interno della propria storia. Scusate, sono uscito dalla presentazione, scusatemi, ora la ricondivido. E dicevo, l'essere quindi da questo punto di vista è necessario focalizzare l'attenzione su quello proprio che è la figura dell'essere umano, della persona, quindi della tecnologia come parametro identitario. Questo perché chiaramente con l'avvento di tutte quelle che sono le tecnologie definite innovative, da sempre nella storia, quindi davvero partendo dal fuoco, dalla ruota, sino ad arrivare ad oggi all'intelligenza artificiale, sino a far riferimento a quello che è il mito. In questa slide, infatti, da un lato abbiamo quella che è la rappresentazione di Talos, si tratta di un gigante creato effettivamente da Efesto, quindi forgiato tecnicamente, che difendeva l'isola di Creta.
Potremmo fare anche l'esempio nel mito delle ancelle che aveva lo stesso Efesto o comunque di Pandora, fino ad arrivare oggi a quello che vediamo lo spot mini della Boston Dynamics o all'algoritmo, all'intelligenza artificiale di Watson Health della IBM, che collabora strettamente in un campo come quello della sanità, molto rilevante per la vita e l'esistenza delle persone. Quindi all'interno della società vediamo come l'avvento di queste tecnologie diviene un campo diretto per l'azione del soggetto e l'ambiente sociale contemporaneo è uno spazio dove poter sperimentare, dove queste tecnologie in realtà agiscono sia sull'individuo, ma allo stesso tempo ne agiscono internamente, nel retro agiscono. Quindi siamo dinanzi ad una tecnologia che produce dei mutamenti sul tessuto del corpo del sociale. Ha quindi degli effetti di tipo etico, produce quindi una variabilità nei comportamenti, in quello che è la persona, e ne struttura chiaramente degli aspetti specifici. Forse ho creato, non riesco, ok. Continuando insomma in questa condivisione, scusate un po' di problemi con le slide, ecco, quello che volevo chiaramente andare a porre in risalto è proprio come le intelligenze artificiali sono parte integrante oramai delle infrastrutture sociali, quindi di come effettivamente si tratta di elementi che possiamo andare a definire infrastrutturali come lo sono i ponti, come lo sono le stazioni, come sono le strade che percorriamo. Molte volte lo facciamo in un modo, come avviene chiaramente nel momento in cui prendiamo un autobus o un treno, senza porci grandi domande esistenziali, proprio perché si tratta di infrastrutture, per così dire, passive, cioè ci permettono di compiere delle azioni, agiscono sul nostro essere, ma non retroagiscono in qualche modo. Rifacendomi proprio a quelle che sono le affermazioni anche di Simondon, il quale affermava che la macchina di per sé è proprio quell'elemento, quindi qui parliamo dello strumento tecnologico, attraverso il quale l'essere umano cerca, per così dire, di opporsi alla morte, o comunque cerca di riuscire a rallentare quella che è la sua persona, quella che è la sua esistenza, e di riuscire a darne anche un'altra chiave di lettura. Quello che avviene quindi con le intelligenze artificiali è che diviene effettivamente una vera e propria forma culturale. Possiamo quasi andare a definire che si viene a creare una ontologia, se non una gnoseologia, delle intelligenze artificiali. Bisogna quindi interrogarsi sul futuro per costruire quello che è in realtà il presente, per riuscire a comprendere cosa sta accadendo nel nostro presente. Si tratta di relazioni, secondo anche la visione del filosofo coreano Byung-Chul Han, ultraaccelerate rispetto a quello che finora è abituato la persona. O ad esempio, secondo la visione di Cardon, di quello che è un ente, di un ente attivo che è predittivo nelle nostre stesse azioni, che in realtà ci spinge a compiere delle azioni, fino a leggere quelli che sono i dati come qualcosa che non è prettamente definibile come strettamente formativo della persona, ma in realtà, secondo la visione anche di Rebecca Limov, di come il dato sia in realtà l'espressione delle paure della persona, dei propri desideri, delle proprie possibilità. Quindi, perché andare ad indagare un rapporto tra essere umano, tra persone di intelligenza artificiale? Sicuramente, come già vi stavo accennando, i dati non devono essere concepiti come e semplicemente il nuovo petrolio. Oramai si parla di big data come se fossero il nuovo oro, la nuova merce preziosa. In realtà si tratta, chiaramente oltre che di questo, di componenti che possono essere definiti esistenziali per quanto concerne una epistemologia genetica dell'essere, quindi effettivamente del suo pensiero, del suo relazionarsi. Si tratta di elementi che oramai sono divenuti immanenti, pervasivi, stabiliscono un rapporto dialogico con quello che è la persona, proprio perché l'essere umano, considerato chiaramente nel suo essere tecnologico, ad oggi non possiamo più sottostare a quelle che sono le categorie
di dicotomie, non possiamo più sottostare a quello che è una natura contro artificialità, biologico contro digitale e così via. In realtà, effettivamente, l'essere umano non è altro che la rappresentazione delle proprie tecnologie, se volessimo proprio riassumere il tutto in modo un po' più diretto. Chiaramente con l'avvento dell'intelligenza artificiale si va a sviluppare anche quelle che possono essere definite delle tecno-vulnerabilità, quindi un concetto che pone l'attenzione su quello che è lo sviluppo tecnologico, di quella che è la biotecnologia sul corpo della persona, sulla sua funzione sociale e sulle attività umane. Questo serve proprio a comprendere come in realtà ci si trovi pienamente in quella che è la rottura di un antropocentrismo assoluto. E l'altro elemento fondamentale è che sicuramente si tratta di una tecnologia che, come tante altre nel passato, ha mutato l'esperienza quotidiana del soggetto. Quindi, entrando in relazioni che sono suggerimenti esistenziali nei confronti della persona. Quindi si tratta di una tecnologia che ha quella capacità, finora associata prettamente anche all'essere umano, di evolversi nel suo esistere, proprio perché, e qui sicuramente coloro che sono ingegneri informatici possono declinarlo meglio di me, pensiamo al machine to machine in cui effettivamente abbiamo degli algoritmi che tra di loro si educano, si alimentano, senza più quella che è l'elemento principale, che è il demiurgo essere umano, che scompare totalmente in questo tipo di rapporto. Quindi, da strumento, l'intelligenza artificiale diviene quasi un ente attivo della società. Gli altri aspetti chiaramente principali e quelli sui quali si dovrebbe anche riflettere maggiormente è chiaramente la necessità di andare a condurre quella che è una disamina rispetto a tutte quelle implicazioni relazionali prodotte dall'immissione di tale tecnologia. Si tratta quindi di questo elemento immanente in uno studio ontologico dell'essere, proprio perché il rapporto che si instaura tra la persona, tra l'essere e la macchina, è andato a scardinare totalmente dei paradigmi culturali finora assodati, o meglio dei paradigmi culturali che finora avevano comunque una retrodatazione molto più forte. In questo contesto invece abbiamo una nuova visione collettiva. E l'elemento cardine è proprio quello dell'etica, vedremo con la professoressa Rossi che se ne occupa oramai da anni, che l'etica è necessaria proprio perché è necessario riuscire a trovare quelle che sono dei principi, delle regolamentazioni di tipo morale che possano andare incontro non solo al rapporto tra essere umano e macchina, ma anche il modo in cui questi algoritmi, queste intelligenze artificiali interagiscono con la persona, quindi quali sono i livelli di interazione e i principi che dovrebbero seguire. Quindi si parla di effettivamente di immanenza tecnologica. Perché è così rilevante quindi andare a comprendere il portato dell'intelligenza artificiale nella figura, proprio nella vita della persona? Ci sono questi due aspetti sui quali ho focalizzato l'attenzione, e cioè da un lato abbiamo quello che è la macchina inteso proprio come ente difensivo contro il tempo. L'essere umano da sempre ha utilizzato la tecnologia chiaramente come prolungamento estensivo non solo delle sue capacità, ma soprattutto di andare ad arginare quelli che potevano essere elementi esterni. Dall'altro lato invece abbiamo quello che è stato un'ulteriore evoluzione, che è quella di una tecnologia intesa come ente estensivo oltre il tempo, quindi della capacità di superare quelli che attualmente sono dei limiti così nettamente definiti, che in realtà grazie all'intelligenza artificiale abbiamo scardinato, quindi lo spazio ed il tempo. È in questo contesto proprio che il corpo si rigetta nel mondo e cerca di chiaramente prosegue in altro altrove attraverso quelli che vengono definiti degli organi esosomatici del sé e quindi della stessa società. È in questo contesto che si va chiaramente ad inserire quello che è un dibattito etico. Attualmente ci troviamo in una situazione in cui, a partire già dal 2015 con la Open Letter to AI, sino alle più recenti legislazioni, nazionali e internazionali in materia, si è cercato di ampliare questo dibattito, si è cercato proprio di comprendere
in che modo fosse possibile declinare dei principi etici. È importante sottolineare che nel momento in cui chiaramente si parla di principi etici, e in questo momento lo sto facendo io, ho con me quella che è una tradizione culturale alle mie spalle, quindi di cittadino italiano, europeo, di far parte di quello che è definito l'Occidente del mondo. E anche in questo caso dobbiamo fare attenzione poi a quelli che potrebbero essere dei bias di tipo cognitivo, di tipo relazionale, che la macchina potrebbe andare ad assorbire. Pensiamo ad esempio proprio al fatto stesso che automazione e ominazione sono processi che corrono paralleli da sempre. Già se riflettiamo su quanto scritto da Erone di Alessandria, siamo nel primo secolo d.C., produsse un primo trattato proprio sugli automi, sulla fabbricazione di questi enti, per poi far riferimento anche ancora prima ai miti. Vediamo come effettivamente il dibattito etico è necessario, poiché si va ad inserire in quella che è una prospettiva di osservazione nata con l'intelligenza artificiale, intese proprio, citando Berger e Luhmann, di una realtà come costruzione sociale. Quindi si tratta effettivamente di un nuovo paradigma. Si tratta quindi di processi che impattano sulla formazione e comprensione del soggetto, quindi di come effettivamente anche l'essere umano dovrebbe concepire la tecnologia, non solo sul piano quindi estensivo, ma proprio in modo astensivo, se così possiamo definirlo, nel senso che si giungono ad allontanarsi, si tratta di un ente che si allontana dalla propria matrice di origine, quindi da noi, da quello che è l'essere umano, e che si asterranno dalla consultazione nei confronti di chi li ha creati per delineare anche nuovi agenti intelligenti. Riporto qui quelle che sono forse tre domande che possono essere utili non solo in ambiente filosofico, umanistico, ma anche nelle scienze sociali e così come nelle scienze matematiche. Che cosa posso fare? Che cosa posso sapere? Che cosa ho diritto di sperare? Sono tre domande che Kant già si poneva con la critica della ragion pura nel cercare di condurre quella che era una disamina speculativa sul soggetto, sulla persona. Ad oggi credo che siano domande rilevanti proprio perché l'intelligenza artificiale si va ad impattare con quelli che sono i concetti di conoscenza. Pensiamo al deep learning, all'M2M, ma allo stesso tempo anche al modo in cui questa conoscenza ci viene proprio donata dalla macchina in base ai dati che conosce di noi stessi. Pensiamo anche a come è stato rivisitato il concetto di fiducia, di verità, con l'introduzione delle blockchain, sino ai due grandi aspetti della vita. La vita è il Thanatos con la morte, in cui nella guerra vengono utilizzati quelli che sono armi o comunque potenzialmente droni automatici. Anche in questo contesto si va totalmente a scardinare il rapporto con la morte e con la vita che finora avevamo conosciuto. Mi accingo a concludere con quelli che, in seguito ad aver visionato le carte etiche nazionali e internazionali, potrebbero essere dei principi per una sana e robusta intelligenza artificiale. Sono, come potete vedere, l'incertezza, nel senso che donare all'algoritmo, all'intelligenza artificiale, all'agente intelligente, a quello che potenzialmente in una visione quasi immaginifica potrebbe essere l'assistente androide, della capacità di poter dubitare sulle proprie azioni, cioè che le proprie azioni non devono essere date come se fossero dei meri calcoli matematici. L'inesattezza, quindi dovrà comprendere anche la possibilità del fallimento e riuscire ad imparare da quel fallimento, ma in modo attivo, non semplicemente in un modo, per così dire, statistico. L'uguaglianza, quindi in questo caso vedete come già c'è un riferimento a quello che potrebbe essere considerato un bias culturale, quindi nel nostro caso se, essere educata secondo principi di tipo democratico. E poi l'intuizione, quindi riuscire a creare quello che è un aspetto di adeguamento nei confronti ai bisogni della persona con la quale collabora. Non voglio che venga inteso come, tra virgolette, la macchina schiava, ma che sia una macchina in realtà collaboratrice.
L'intelligibilità, quindi la possibilità di riuscire a decretare anche qual è il proprio livello, il proprio oggetto dell'agire, quindi riuscire a comprendere quali possono essere le modalità, le multiple modalità. L'attendibilità, quindi il grado di riuscire a comprendere l'azione che sta conducendo, e l'adeguatezza. Chiaramente si tratta di riuscire a sviluppare quelli che sono intelligenza artificiale all'interno di un ambiente AI friendly. Per concludere, quindi, quali sono le prospettive future di questo sorta di Deus ex machina che viene tanto evocato? Alla fin fine potremmo asserire che l'uso dell'IA potrebbe riuscire a condurre valutazioni più oggettive ed imparziali. Chiaramente, ritorniamo sempre ad un punto fondamentale, che è quello della necessità di educarle alla non discriminazione, quindi ad andare ad escludere quello che sono i molteplici bias anche all'interno della società umana. Riuscire a sviluppare dei settori di ricerca multidisciplinari, come in realtà è quello che abbiamo intenzione di fare con questi incontri, e andare chiaramente ad indicare un'etica che in realtà contempli due prospettive. Da un lato quella dell'attore umano, quindi dell'umano che si interfaccia, che interagisce e che permette a questa nuova tecnologia di far assistere la propria esistenza. E l'altro elemento invece è l'etica della macchina, quindi riuscire ad insegnare a questa tecnologia il modo in cui comportarsi essendo moralmente guidata. Quindi l'IA in realtà dovrebbe essere intesa proprio come una protesi della persona che nasce, quindi da essa, ma in realtà in un determinato momento, in un determinato punto della propria esistenza lo abbandona, lo può iniziare ad osservare dall'esterno, fino a divenire una sorta di prospettiva aliena, di nuovo ente che permette all'essere umano di valicare i propri confini finora ritenuti naturali e limitanti e mostrare quello che è quasi il fantasma del proprio creatore. Io ho terminato questo mio intervento e torno, insomma, a rivolgermi a voi se vi sono domande e se vi sono interazioni con il pubblico. Io volevo fare delle, se non ci sono qualcuno che deve fare delle domande, io vorrei fare delle domande sicuramente. Mondo, se mi permetti. Cioè, Prego. il problema è, volevo capire un attimo cosa, perché quando si dice il superamento della visione dell'antropocentrismo assoluto, no? Però questa cosa qua a me sembra un po' più una suggestione, nel senso che c'è derivante da tutti i film di fantascienza che noi vediamo, o comunque adesso dai romanzi, o comunque da chi scrive queste cose della sci-fi, delle fantascientifiche, dove c'è un'intelligenza artificiale, un robot, un'intelligenza artificiale, quella che esso sia, che riflette. Che ha una coscienza di sé, che si guarda allo specchio e si riconosce, diciamolo così, per dirlo proprio in parole terra terra, perché non è il mio campo, quello filosofico. Ma questa è una visione che però nel campo dell'intelligenza artificiale è una cosa inarrivabile, nel senso che noi non riusciamo ancora, io prima lo chiesi anche alla Cucchiare, noi non riusciamo nemmeno a capire come fare a prendere le reti neurali. Oggi non c'è un principio matematico e si fa tutto empiricamente, e quindi poi queste reti sbagliano, hanno un sacco di problemi nella realtà. Tant'è che pochi anni fa si diceva: adesso arriva l'intelligenza artificiale, adesso qui siamo tutti, il computer ci spiccia casa, ci fa i panni, eccetera, e tutti i lavori spariranno. Però adesso siamo qua, tutto questo dopo 2 o 3 anni. Non ho visto ecco, l'automobile automatica. 3-4 anni fa si diceva: tra 2 anni adesso ci sarà tutto, affitti la tua macchina e va da sola. Però in realtà non siamo arrivati. Allora dico: non è un po' troppo un guardare in avanti questo discorso, anche poi conclusivo, dove tu dicevi del fatto della macchina che supera
si sostituisce all'essere umano. Questa era una prima cosa che volevo chiederti o su cui discutere. E poi la seconda cosa è anche la visione dell'intelligenza artificiale, di tutti questi strumenti, non solo per rallentare il tempo, ma oddio, poi magari è la stessa cosa, non lo so, ma soprattutto nel campo della comunicazione interpersonale. Cioè, se noi vediamo il computer e le tecnologie digitali entrano enormemente e fanno la differenza, ma anche di quelle dell'intelligenza artificiale, nella comunicazione. I social network, internet, l'instant messaging, la possibilità comunque di memorizzare la mia vita e trasmetterla, no, anche agli altri, eccetera. Ecco, questa cosa, appunto, c'è anche questo aspetto qui che non ho, non, forse sono, cioè, comunque volevo mettere, ecco, questo sul tavolo per capire, insomma, cosa ne pensavi. Ah, grazie. Allora, per quanto concerne, chiaramente tu hai menzionato un elemento gigantesco che è quello della coscienza. No, non siamo minimamente in grado né tantomeno di declinarla per quanto concerne l'essere umano. Quindi parlarne o comunque discuterne da un punto di vista anche filosofico per la macchina siamo davvero lontani, siamo molto lontani. Infatti probabilmente c'è stata una, chiamiamola incomprensione, ma non si parlava di intelligenza proprio perché quelle che sono le idee di una intelligenza artificiale generale o di una super intelligenza artificiale, come sappiamo benissimo, siamo lontani. Anni luce di quella che è anche la visione di queste intelligenze, insomma, che vanno oltre i confini. Quello che si vuole andare in realtà a porre in essere è il fatto che l'essere umano si sia sempre posto al centro, diciamo così, giustamente, della propria esistenza. Ma noi già abbiamo subito delle rotture con la centralità dell'essere. Pensiamo alla rivoluzione copernicana, alla rivoluzione darwiniana, a quella freudiana, dell'essere che non è più solo un essere razionale, ma in sé un inconscio. Quindi la necessità di andare a porre questa rivoluzione anche all'interno del contatto con l'intelligenza artificiale non è tanto di parlare di una coscienza, di discutere di una coscienza della macchina, ma andare a concepire come già affermava questa mattina il professor Sini, si tratta di tecnologie che incidono, che impattano e che descrivono quello che è l'essere umano. Quindi della mia azione, e qui mi allaccio subito alla seconda domanda, quando fai l'esempio di social network, di applicazioni di questo tipo, molte volte noi utilizziamo i calendari programmati. Ora in quel calendario noi inseriamo esattamente una data, un luogo da raggiungere. Sarà poi il nostro smartphone che ci dirà quando uscire di casa o ci suggerirà quando uscire di casa, quando muoverci, se c'è ad esempio una determinata offerta in un supermercato che noi abbiamo scelto come il nostro supermercato di fiducia. Quindi effettivamente loro impattano costantemente in quella che è la vita della persona. Andare chiaramente a fare l'esempio delle macchine a guida autonoma, sappiamo benissimo che ad oggi non abbiamo neanche le strutture a livello cittadino, a livello urbano che possano ospitarle, ma andiamo invece a calibrare l'attenzione su quegli aspetti molto più minuziosi, molto più particolari. Cioè non andiamo più a focalizzare l'attenzione sul grande evento. C'è stato ad esempio il caso di una ragazza negli Stati Uniti che comprava sempre un determinato negozio, fin quando fu e nel quale era registrata con una tessera, i suoi dati venivano elaborati da un software appositamente creato per questo supermercato, è stato il supermercato a comunicare tramite email, per così dire, permettetemi questa espressione, al padre della ragazza, e la ragazza era incinta. Il padre chiama il grande supermercato, si arrabbia. Dopo circa 2 settimane ha dovuto chiamare e scusarsi perché effettivamente la figlia era realmente incinta e lui non lo sapeva. Quindi è stato il dato elaborato, quindi non il dato grezzo, il dato elaborato, il dato messo in circolazione rispetto ad un profilo che era stato già schematizzato da un algoritmo, a donare addirittura delle informazioni in modo predittivo alla famiglia di questa ragazza. Quindi
Quindi assolutamente non era un'intenzione di parlare di coscienza e di una intelligenza artificiale che sia un po' come Ex Machina il film o come le intelligenze artificiali presenti in Westworld. Assolutamente siamo molto lontani da quelli. La riflessione è proprio sulla necessità di andare a riscoprire invece dei principi etici che possono essere adottati nel momento in cui un programmatore, un ingegnere informatico va a programmare quello che è l'intelligenza artificiale. Grazie. Credo, visti i tempi. Aspetta, scusami, non mi volevo sovrapporre, però vedo che ci sono delle domande in chat. Una è della professoressa D'Amato che chiede quale società per il nostro prossimo futuro? Mi danno 5 minuti per rispondere, vai. Ok, beh, abbastanza ampia come riflessione. Chiaramente qual è il nostro prossimo futuro? Ricollegandomi sempre a quanto finora esposto, chiaramente le visioni etiche e sociali di una struttura culturale sono date chiaramente da quelle che sono le tradizioni, i modelli, i miti, i comportamenti che abbiamo assorbito. Ad oggi sicuramente possiamo andare e forse dovremmo iniziare proprio a riflettere su questo, e qui un po' continuando a rispondere anche al professor Mezzini, di quella che è una società in cui l'essere umano deve essere concepito come quell'ente tecnologico che senza la stessa tecnologia non potrebbe essere nulla. Quindi di società che possono essere strutturate secondo un rapporto dialogico con la propria tecnologia, in questo caso con l'intelligenza artificiale, e non continuare a subire, a strutturare quello che è invece una visione che vuole l'essere umano predominante in qualsiasi campo, anche se fino ad ora siamo l'unica specie che effettivamente ha creato tutto questo. Quindi rientriamo anche in quello che è un progresso che rispetto alla biologia dell'essere umano è sicuramente ultra accelerato. Non so se hai modo, sono arrivate altre domande, le leggo direttamente Sì. e magari se puoi rispondere in un modo unico per i tempi. Allora, una dice: non va Ok. trovato un limite, e già forse ne avevi risposto, non va trovato un limite alla delega che l'essere umano dà alla macchina per agire. Un sistema di intelligenza artificiale deve poter essere controllabile, quindi deve poter essere sempre comprensibile e intelligibile dagli esseri umani. Un processo è quindi un limite piuttosto difficile da definire, che ne pensa? E poi chiede sempre, dice, il codice etico del ricercatore dovrebbe o non dovrebbe promuovere il benessere di tutti gli esseri senzienti, che siano intelligenze artificiali, animali, uomini, esseri postumani? Potremmo condividere il futuro con macchine intelligenti che restino sotto il nostro controllo? E ce n'è un'altra poi dopo che però insomma è sempre sullo stesso filo, perché dice, come si immagina l'impatto dell'intelligenza artificiale nei prossimi 10 anni? Prego. Ok, cercherò di essere velocissimo visto anche i tempi e per lasciare poi la parola al professor Colombi. Allora, innanzitutto sì, sicuramente bisogna riuscire ad andare ad indagare quelli che noi decliniamo come limiti. Si tratta in una fase così delicata in cui attualmente ci stiamo muovendo in una sorta di grande oceano aperto, privo di confini e privo anche di limiti. È questo proprio il punto. La necessità di riuscire a far dialogare quello che è un settore, definiamolo al momento ingegneristico, con quello filosofico, è proprio di riuscire ad andare a sviluppare un processo che sia un processo che contempli la vastità delle creature. Proprio qui, ecco, viene inteso proprio, viene definito, se non sbaglio nella domanda, la necessità di riuscire a comprendere un po' tutto quello che è l'essere senziente, e si fa riferimento al postumano. Anche lì verrebbe da dire quali saranno in futuro le declinazioni della persona che decide di utilizzare una determinata tecnologia solo ed esclusivamente per migliorare un proprio aspetto, non nel campo sanitario, ma semplicemente per modificarsi. Professor
La BioAxe a Stoccolma già impianta dei chip all'interno delle mani per aprire la porta, per attivare il proprio computer e così via. Quindi vediamo già in modifiche di questo tipo. Per quanto invece riguarda l'impatto dell'intelligenza artificiale nei prossimi 10 anni, lascerei la parola da un punto di vista tecnico, chiaramente agli ingegneri e a coloro che sviluppano questa tecnologia. Per quanto concerne invece gli aspetti di tipo filosofico, comunque di tipo sociale, sicuramente credo che si tratterà di una rimodulazione, e qui torno nuovamente allo scardinamento dell'antropocentrismo assoluto, perché nel momento in cui contempliamo come esseri senzienti, animali, uomini, il post-umano, il cyborg, la persona che si automodifica, allora abbiamo davvero bisogno di una rideclinazione dei generi. E sappiamo che qui concludo che una declinazione che non è più solo quella dell'artificiale e biologico, ma sappiamo che ad oggi ancora stiamo lottando con le differenziazioni semplicemente, ecco, di genere, di orientamento sessuale o religioso. Quindi probabilmente abbiamo questa necessità di sfruttare la macchina, l'intelligenza artificiale, per guardarci dall'esterno. Ho terminato. Grazie, grazie mille. Io mi scuso infinitamente con il professor Colombi che ci sta attendendo. Il suo intervento era già previsto per le ore 15 e 30. Ti passo subito la parola al professore che quest'oggi, professore associato della Facoltà di Scienze della Formazione, Università di Bolzano, che si occupa di relazione tra apprendimento, nuove tecnologie, di robotica educativa. Quindi lascio direttamente la parola a lui e al suo intervento. Grazie mille, Alessandro. Grazie a te Edmondo, grazie a tutti per questa terza volta insieme, per questo terzo incontro. È sempre veramente molto bello e questa mattina è stato davvero, lasciatemelo dire, fatemi fare un po' di così, peana per voi. È stato veramente bello e interessante, infatti io ho anche rivisto alcune delle cose che volevo dire in direzione di integrarle con quello che avete detto voi, non ultimo tu adesso. Non è retorico, ma è vero, adesso proverò anche a darne atto, usando solo la mia faccia, che non è un granché, e anche preoccupandomi di dire che però la collega che aveva problemi di tempo, visto che mi faceva notare Demis che forse la professoressa Rossi avrebbe potuto essere in questo range di tempo, non vorrei a questo punto che fosse l'unico time frame che poteva, no, perché c'era qualche problema logistico, avevo capito rispetto alla mia, al seguito, invece no, è rientrato. Inizierà alle ore 16. Quindi, ok, Quindi allora cerco di andare, di farcela in fretta, perché la mia idea è molto semplice. Allora, il bello di questo incontro è che è interdisciplinare, come avete detto e come abbiamo visto. Io sono un pedagogista e in questo momento quindi prendo lo scettro dell'educatore in quanto educatore e dico quello che leggete più o meno nel titolo e nel brevissimo abstract che ho posto, ovvero un anno fa abbiamo iniziato la scuola in modo normale e a seguito della pandemia è cambiato tutto, nel senso che la scuola ha fatto uso delle tecnologie in un modo che sino a marzo 2020 era inedito. Quindi io mi occupo di tecnologie dell'educazione da 30 anni, nel senso che io ho cominciato a occuparmene seriamente nel 91, dopo un'accensione della mia passione prima dei 20 anni, quindi alla fine degli anni 80, e dopo 30 anni quello che è successo a marzo, per esempio a mia figlia e ai suoi compagni di scuola, era qualcosa di cui sentivo parlare da 30 anni. Mi sono trovato a un certo punto a sentire tutti quanti parlare del mio lavoro, in qualche modo, di cose che c'entravano col mio lavoro. Mi sembrava di essere una puntata dei Simpson, qualcosa che ha a che fare con l'e-learning, succedeva tutti i giorni. E va bene, tutto questo va bene. Però il punto è che il mio ragionamento non è legato agli strumenti, è legato alla percezione del sistema formativo in quanto tale, e quindi anche se non direttamente declinabile alle questioni di hardcore artificial intelligence, perché comunque non siamo al nocciolo duro dell'intelligenza artificiale, ma siamo alla questione delle macchine nell'educazione in senso più ampio. Ecco, questa primavera è successo qualcosa di inedito e cerco di spiegarvelo meglio, perché secondo me, adesso io non voglio vantarmi di avere una sensibilità particolare, ma tutti questi anni di esperienza, il lavoro di padre e quello di educatore svolto quotidianamente mi hanno fatto osservare che
mio nipote, che quest'anno fa la prima elementare, costituisce la prima generazione di bambini. Diego è uno dei bambini che non vedranno mai più la scuola come l'abbiamo vista noi. E in questa cosa vi sembrerà apparentemente banale un truismo, una cosa da palissiana. Aspettate un attimo, io ho 5, mia figlia 13, e quindi la differenza che c'è tra me e suo cugino è enormemente maggiore. Bene, la percezione che abbiamo io e mia figlia della scuola è molto più simile a quella che hanno lei e suo cugino, con 7 anni di distanza, e vi spiego perché. Diego è un bambino vero, adesso non voglio andarvelo a chiamare, no, non c'è neanche torno alle 4, tra l'altro, perché la scuola c'è ancora, sono in provincia di Bologna al momento, però Diego ha un fratello che si chiama Filippo, e come tanti altri bambini hanno una differenza d'età, non sono gemelli, e quindi Filippo faceva la terza media, mentre Diego faceva l'ultimo anno di asilo. A un certo punto Diego ha visto che da tutte le mattine in cui suo fratello usciva, a un certo punto questa cosa si è interrotta, cioè tutti i bambini del mondo in età senziente rispetto al sistema formativo, vuol dire dai 3 anni in poi iniziano a essere, che sta succedendo? Mi manderanno là dove vanno gli altri bambini? Ho visto un posto con tanti bambini, non è che mi ci vorranno mandare, mi abbandonano, oppure più facilmente, ma quando è che mi ci mandate, mi levate da questo posto triste con voi vecchi e mi mandate là insieme ai giovani? Ecco, tutti i pensieri, ho fatto una sintesi giocosa perché mi rappresenta, è finita. Allora, chi è nato dalla fine del Settecento a il 1990, duro, dubito che siano ancora vivi molti nati alla fine del Settecento, ha l'immagine della scuola uguale alla mia. Quella di Diego è di una cosa che si può fare on demand, che suo fratello fa un giorno a casa, 2 giorni a scuola, 1 ora certi giorni, 4 ore certi altri giorni. Vi sto parlando del fatto che Filippo, il fratello di Diego, contro tutti i livelli di privacy, quest'anno il primo anno di superiori, suo fratello fa la prima media ed è fantascienza, perché Diego sta andando a scuola tutti i giorni, ma così, un po' eccitato, un po' coi dubbi, un po' in coda, un po' con la mascherina, nel senso che ce l'ha sempre, io l'ho accompagnato 2 volte per studiare il contesto, ed è, sembra di entrare in un film comunque post-apocalittico. Però lui va e torna contento, ma sa che potrebbe chiudere da un momento all'altro. Chiuderà da un momento all'altro, ma soprattutto suo fratello fa la scuola in un modo completamente alieno a quello che io riuscivo a immaginare da studioso, da allievo del professor Maragliano, che è qui con noi, da studioso di questa roba da 30 anni. È successo tutto bene, ma che sto a dire? Che è un problema. Se noi non stiamo attenti a quello che succederà, avete presente che nel 2018, un giorno di maggio, tutto il mondo parlava del mood, come si chiama, monitoring delle scuole cinesi, no? Scuole superiori, primavera di 2 anni fa, i bambini guardano, demotivati, nella telecamera. Il preside se ne accorge e contatta i genitori. No, aspetta un attimo, cos'è che stai facendo tu? Stai monitorando il mood di mio figlio? Ma io ti taglio le gomme. Allora, ci sono delle cose che non si possono fare. Le stanno facendo da 2 anni. Allora, il problema è che nella misura in cui la scuola diventa completamente automatizzabile, seguitemi, nell'immaginario dei bambini contemporanei, ok? La scuola diventa una commodity che si può fare 24/7 everywhere, come questo coso qua. Allora la scuola diventa una specie di televisione, il che non vuol dire che la Rai non stia facendo bene a fare quello che fa, anzi per me ha cominciato tardi e sta usando troppe rockstar. Questa mattina mia figlia che è lì mi diceva, oh ma lo sai che c'è sta Cortellesi che fa delle cose sulla scuola, non con l'accento romano perché non è romana, però mi fa, e c'è pure quello che piaceva a mamma, com'è che si chiama, Rocco Schiavone, ah, chi, ma Giallini, sì no ma Rocco Schiavone, ma chi, ma no, un attimo. Questo è bellissimo, in Italia, una figata, non si dice, una cosa stupenda in termini accademici, no, è una cosa stupenda perché noi siamo nella terra delle 100 città e del volemo sebbene, ancora per un po', ma nel resto del mondo cosa succederà? Cioè siamo in un mondo in cui potrebbero cambiare le sorti del pianeta sulla base degli spogli, delle schede elettorali, non si sa mandate come, quando avremo tutte le scuole digitalizzate nei termini che le telecamere potranno percepire qualunque nostro spostamento, i nostri i telefoni cellulari sapranno qualunque nostra performance, da quelle biologiche in avanti, il mio problema è dove finirà, non tanto la società, ma il concetto stesso di educazione. Allora, il fatto di aggiungere una critica, vi faccio un esempio. Allora, frase 1, 2 minuti. In realtà ne ho ancora 7, tanto il mio orologio, però dite, fatemi dei segni. Allora, è probabilmente inevitabile che a un certo punto i computer assumeranno la gestione completa del sistema, dei compiti istruttivi. Sto traducendo direttamente dall'inglese, mi sono fatto un copia e incolla di un unico libro di un unico autore e adesso vedrete perché. In breve, la scuola del futuro
rappresenterà un ambiente in cui gli studenti dovranno occuparsi prevalentemente dei principi di una interazione salutare all'interno di una struttura basata su quella di una salute individuale. Ascoltate. La relazione della macchina con la realtà, come la macchina organizza la realtà, come giudicheremo l'affidabilità della macchina e la realtà che ci rappresenta, la relazione della macchina con la macchina stessa, c'è un limite al numero di macchine e di informazioni che noi possiamo usare e integrare. Un attimo, la relazione della macchina con l'uomo, problemi di alterazione percettiva, di comportamento e di sensi, di gestione dei sensi, del sensorium, scusate, quando la macchina avrà la capacità di controllare i nostri, le emozioni, sensazioni e anche dislocazione spaziale, come faremo a riconoscere il punto in cui, dicevo anche l'anno scorso, noi siamo già automi? Perché se tu continui a dare stimoli, io continuo a reagire. Stamattina ho dovuto proibire a mia figlia di usare il suo telefono che è spento lì perché ieri si è fatta Natale. Overdose di Instagram, che il suo fantastico ipone è qua spento per un giorno, forse due, perché gli ho detto facciamo così, preferisci il telefono o il papà? Perché io prendo il treno e torno a Brixen, non ne posso più di vederti così, oggi ha scelto il telefono, vedremo domani. Ora, noi siamo piuttosto tranquilli rispetto al fatto della possibilità che entro il 2001, quello che viene chiamato scuola, entro il 2001, odissea nell'ospizio, quello che viene chiamato scuola, se la parola verrà ancora utilizzata, potrebbe risultare non riconoscibile per tutti quelli che al momento pensano a questo significato in termini specifici. Quello che ho detto io, ok? Ok, perfetto. Nella forma attuale, la scuola è un mezzo di comunicazione o una fonte di informazione in bancarotta. Ok. La scuola che immaginiamo dovrebbe essere progettata intanto per aumentare la salute mentale e non per riparare i danni fatti esternamente, quindi non è, la scuola non è terapeutica, ma è al limite costruttiva dell'intelligenza e della capacità di relazione in termini sociali. Sì, e come ce la immaginiamo? Come una specie di lavanderia a gettoni, dove uno possa andare quando vuole e ottenere le informazioni che gli servono. Tutto questo l'ha scritto Neil Postman nel 1970 per un articolo sul New York Times, che poi è diventato un libro che si chiama Il libro di scuola, non tradotto in italiano, che è uscito come libro complessivo nel 76. Ora, perché vi dico questo? Perché Postman era un pochino tecnofobico, però, era un linguista, e comunque un insegnante di letteratura e un allievo di McLuhan. Allora, se 50 anni fa, praticamente 70, 50 anni fa venivano dette queste cose e noi oggi abbiamo un'industria che è in grado di monitorare lo stato d'animo dei nostri figli, e vi assicuro che nella bibliografia che avevo raccolto avevo trovato dei passaggi in cui c'era virgolette, noi siamo in grado di cogliere due terzi delle risposte prima che vengano espresse. Cioè la capacità predittiva rispetto alla faccia del bambino, il tempo che ci mette, come ha risposto prima, sta raggiungendo i due terzi nei test chiusi. Quindi questi sono dati che ci dicono che saremo in grado di profilare l'umanità con una perfezione che non ci serve, come dicevo l'anno scorso, rispetto all'automazione, all'essere robot grazie alle protesi. Se le protesi sono hardware o software non conta. Se sparisce la scuola, se noi non curiamo la relazione tra esseri umani e apprendimento, tra scuola e bambini, come anche idea, no? Come anche logos proprio, e come anche luogo fisico, io credo che avremo dei grossi problemi a gestire quello che secondo me è uno degli ultimi gatekeeper dell'umanità, intesa come civiltà com'era, cioè la scuola. È, secondo me, una civiltà ancora e con tutti i suoi problemi. Se quello che sta succedendo non viene monitorato, la scuola è finita, perché in questo momento, come dicevo prima, per mio nipote tutti i bambini della sua età, di tutto il mondo, ragazzi, nel senso che qui non si parla più solo di mondo occidentale estremamente evoluto, si parla anche di tutti i posti dove c'è un 3G e i ragazzini si sono beccati i podcast via cellulare, anche con cellulari non, perché sta succedendo, ovviamente è molto più lento, ma succede anche in piccoli villaggi remoti.
da noi andrebbe monitorato meglio. Quindi l'idea che da quest'anno, come diceva Postman, che la TV ha fatto sparire l'infanzia, io ho deciso, che mi sono convinto durante l'estate, grazie a quell'intuizione primaverile, che stava sparendo la scuola, secondo me ha interessa pedagogia, esseri viventi qua standard, genitori, ingegneri, studiosi dell'intelligenza artificiale, perché i problemi etici, per esempio, del mondo, secondo me, rispetto a quello che sto dicendo, sono enormi, perché se tu, come rispetto a giocattoli come la Barbie interattiva, se tu hai un giocattolo che ti fa delle domande a cui tu rispondi ed è collegato Wi-Fi e lo fa la Mattel, ci sono grossi problemi etici, e la Barbie che fa questo c'è dal 2015 e costa $90, quindi i giocattoli smart, come gli ambienti fisici smart che noi tendiamo a considerare tali, la scuola non dovrebbe essere smart lei, dovremmo essere smart noi, e se la scuola diventa troppo smart è possibile che noi si produca un embedded, una sorta di dumbness by design, ok? Perché i bambini cominceranno a copiarsi le espressioni, o che faccia devo fare per superare l'esame di inglese, così. Yes. Ok, allora, volevo sollecitare la vostra attenzione su una cosa molto semplice. L'anno scorso, quest'anno, a marzo, abbiamo chiuso definitivamente, secondo il mio modesto punto di vista, il concetto di scuola per come l'avevamo conosciuto sino ad oggi. E io penso sinceramente che molto di quello che ho detto si colleghi direttamente anche a quello che diceva Del Mondo, ma anche a quello che diceva Sini, molto umilmente, perché abbiamo un problema, secondo me, storico, che è quello che diceva McLuhan nel passaggio dell'uomo tipografico all'uomo elettronico. Ora stiamo passando all'uomo digitale e la numericità di tutto questo è un po' complessa, perché tutti i dati che stiamo producendo vanno usati con estrema attenzione, soprattutto quelli legati all'apprendimento, perché la domanda è, altrimenti tra poco i nostri figli, le giovani generazioni di cui troppo poco ci occupiamo, che cosa impareranno, quando e come, visto che comunque sono delle macchine assorbenti con delle macchine istantanee. L'uomo istantaneo non è più un essere umano, l'uomo ha bisogno di uno iato, come è emerso anche dalla domanda che ho fatto a Sini oggi. Se noi azzeriamo il tempo per l'apprendimento, azzeriamo gli spazi, azzeriamo i rituali, la scuola è un luogo di rituali anche, belli, brutti, ci sono quelli brutti come il bullismo e quello bello come la merenda. Pensiamoci, perché è un dibattito che secondo me non è ancora emerso sulla scena globale, e quindi, anche se non ho più tanto tempo, però mi piacerebbe comunque sviluppare la cosa, vi direi, perché noi ne discutiamo un attimo rispetto al fatto che sicuramente avrete delle domande o dei commenti, ma le mie citazioni vengono tutte da un volume, ripeto, del 76, che mi piacerebbe, sicuramente se ne potrebbe discutere molto più a lungo, ad esempio rispetto alle connessioni con i ragionamenti di Illich, o con molto di quello che dicevamo questa mattina. Io, ad esempio, per farvi un esempio pratico rispetto a quello che esula dalla scuola, ma che riferisce a questa mattina e ci si collega, è l'automobile. Questa cosa dell'automobile che 2 o 3 anni fa doveva arrivare non è arrivata. Ho detto a mia figlia, ma tu che macchina ti compreresti? Mia suocera ha appena comprato una Toyota RAV4. Ah, la RAV come la nonna, ma sarebbe più bella una Tesla. E le ho chiesto perché, non me l'ha saputo motivare. Il punto è che un adolescente di oggi è attratto dalla Tesla per ragioni di marketing. Un adulto di oggi, io, che ha sempre guidato negli ultimi 30 anni, ha paura di salire su una Tesla, perché la Tesla è hackerabile, e scusatemi, non lo faccio per vanto, ma oggi la più grande esperta italiana di intelligenza artificiale, alla domanda, se vi ricordate la sua risposta, a me è piaciuta tantissimo, ma non tanto, tantissimo il suo intervento, però alla domanda che problema c'è, lei è switchato sulla cyber security, che non è un problema, ci mancherebbe, però la cyber security non è l'intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale non è la cyber security. Ma di che stiamo a parlare? Parliamo di tecnologia, come diceva Sini, parliamo di uomini tecnici che non lo sono dai tempi di Heidegger, lo sono dalla torcia, dalla conservazione del fuoco. Io lo dico a tutti i miei studenti, e negli ultimi anni sono stato registrato perché abbiamo fatto altre lezioni online. Quindi, sinceramente, il fatto che noi stiamo parlando di cose come automobili che si guidano da sole e ne discutiamo per far diventare un marchio famoso, così i nostri adolescenti un giorno lo desidereranno, è quello che fa la Apple quando mette i telefoni col cerchietto nei giochi gratuiti e ci mette sempre delle ragazze bionde che hanno sempre in mano un telefono col cerchietto. E se andate a vedere, la Apple sta per tornarsene col cerchietto, perché gli serve una riconoscibilità. Allora, teniamo monitorate queste cose, perché l'intelligenza artificiale
c'è già la addiction by design. Io non so se il professor Sini la conosce, però secondo me, se io gliela spiegassi, gli dicessi guarda che a Cupertino e in Corea comunque stanno facendo il lavaggio del cervello ai tuoi nipoti in modo scientifico, io penso che un pochino si incacchierebbe. E scusate, non lo dico per vanto, come rispetto alla domanda che gli ho fatto oggi, ovvero la questione dell'etica, in un certo senso, che gli ho posto io, quella legata al linguaggio e al fatto che noi esseri umani siamo considerati, ad esempio, dalla semantica generale come time binders, gli animali space binders e le piante chemical substance binders. Ecco, siccome siamo tutti della stessa, comunque, genia evolutiva, il punto è che sottovalutare il fatto che noi stiamo usando un termine che ci rende deboli potenzialmente, perché l'intelligenza è solo umana, come dico ormai da 3 anni e voi non ne potete più, ma non lo pensate anche voi. E questa metafora la lasciamo andare, non facendo caso a quello che succede nei laboratori e negli uffici di marketing. Beh, io sono seriamente preoccupato che la scuola, oltre a essere sparita, diventerà veramente, come già in molti luoghi del mondo, un luogo di marketing, di scambio commerciale e di pochissima, come posso dire, di pochissimo valore educativo intrinseco, anche e soprattutto a livello relazionale, perché se tu mi fai il mood sensing, mentre mi fai i test individualizzati, io sono da solo davanti a uno schermo con una webcam, oltre che con le webcam ambientali, cioè i bambini di cui parlavo fanno matematica da soli con lo schermo e hanno risultati imparagonabilmente superiori, sì, a livello di competenze matematiche però, non a livello di competenze relazionali e sociali. E a me questo preoccupa per quello che dicevo prima, perché la scuola comunque è un luogo di rituali, prima di tutto, sociali. Ora, basta, se no vi tedio, vi ringrazio e spero ci siano delle domande o dei commenti o comunque se ne possa anche discutere. Grazie intanto. Non hai il microfono, Edmondo, mi sa? Sì. Sì, come dicevo, c'è il adesso, professor aspetta che spengo la telecamera per parlare. Ci sei, Alessandro? Sì, aspetto la telecamera perché il mio Teams mi dà segni di sofferenza, dice che c'è poca banda. Okay. Perfetto. Provo a riaccenderla. Okay. Ma c'è il professor Mezzini che vorrebbe porti una domanda. Professor Mezzini, sia clemente, non esagero. Scherzo, non sia troppo informatico. Prego. Intanto Alessandro, ti ringrazio, è sempre un piacere di sentirti e stare per questo tuo intervento. Questa tua partecipazione costante poi a questo convegno, insomma. Io invece volevo riflettere su quello che tu dicevi. Non so se è una domanda o se è un diverso punto di vista alternativo a quello che tu proponevi, o tutte e due, insomma, vediamo un po' la cosa. Cioè, la questione che tu dicevi, un po' la paura che la scuola diventa un qualcosa che è totalmente diverso, perché anche con l'utilizzo di queste tecnologie, cioè, prende una deriva da incubo, cioè nel senso che non è più quella che distopica, distopica, no? Cioè con il mood, le cose, eccetera, eccetera. Però voglio dire, cioè, possiamo tracciare quello che potrebbe essere uno scenario futuro, o comunque tu lo vedi, uno scenario futuro post-Covid, dove le restrizioni dovute le restrizioni che impongono questa scuola a distanza, che nessuno ovviamente vuole, cioè io poi ho sempre detto questa cosa, la scuola a distanza, diciamo, era un po' è in caso di emergenziale, perché soprattutto per il professore che deve fare la didattica a distanza è veramente qualcosa di devastante, diciamo. Però si può tracciare una sorta di programma nel futuro, una sorta di visione post-Covid? Bella domanda, ma sì, no, beh, una bella considerazione. Allora, spero di non ti ringrazio perché no, anzi, ti ringrazio infinitamente perché da un lato mi permette di
specificare che la mia non è una visione più di tanto apocalittica o comunque distopica, ma una cosa che in realtà sta succedendo in alcuni luoghi del mondo, io auspico che non diventi la norma, però che è giusto monitorare. Dopodiché, invece, quello che io immagino e quello che invece, appunto, spero, auspicherei possa succedere, ovviamente non solo io, è che da noi, da questa esperienza si impari che si può fare scuola in un modo diverso e quindi, secondo me, il post-Covid, che immagino comunque abbastanza lungi da noi ancora, quindi io avevo pensato da come è andato l'anno scorso che quest'anno scolastico sarebbe stato più o meno così sin dall'inizio, viste le conversazioni avute, però quello che ho visto è che non ci sono stati dei passi avanti veri nell'educazione, secondo me, nella integrazione degli strumenti come avremmo potuto. Ad esempio, nella mia regione non è stato fatto il censimento che io avevo proposto di tutte le risorse tecniche, di tutte le connessioni, di tutti i sistemi di integrazione, per cui se in ogni aula c'è il videoproiettore tu potrai fare lezione, se non c'è non potrai fare lezioni in parte in presenza, in parte a distanza, come auspicavano in caso di necessità. E per la parte a distanza, se non hai controllato prima la dotazione delle famiglie, se non hai dotato le famiglie di strumenti e connessioni, è inutile che tu auspichi di fare qualcosa che non si farà. Ovvero, come per tutte le cose, il problema delle dotazioni, quindi dell'accesso, sarà una cosa che dovremo affrontare un po' meglio, e secondo me è qui che potrebbe subentrare una migliore relazione col mercato. Il mercato, la scuola, la sfrutta da quando c'è la tecnologia scrittoria di base, nel senso che i discorsi che abbiamo fatto sui computer sono stati fatti sulle lavagne di Ardesia alla fine del Settecento. Il punto però è che adesso è diverso, adesso con i bambini che percepiscono la scuola come una cosa gestibile anche in remoto, allora io dico, non sarebbe il momento di usare, non so, cose come questo, che sono computer che telefonano e tu lo sai molto meglio di me il potere di questi, e fare delle cose con i bambini, ad esempio andando in un bosco, visto che io abito in un posto che ce ne sono tanti, ma anche in un giardino cittadino, e usando sensori e sistemi di localizzazione piuttosto che di misurazione per fare delle cose. Cioè, noi alla fine abbiamo piazzato i nostri figli davanti a questi cosi e le più brave maestre che conosco io di scuola dell'infanzia, anche col mio aiuto, hanno letto delle fiabe bambini, che va benissimo, però il problema è, tra le fiabe ai bambini e i PowerPoint dalle medie in avanti non c'è qualcos'altro? Perché io mi sto divertendo a fare lezione con i miei studenti perché c'è una forte interazione sui contenuti online e c'è anche un tenere traccia, però è formazione superiore. I bambini piccoli, come faremo a fargli fare scuola dopo il Covid, quando torneranno a scuola? Come percepiranno la scuola, mi chiederei io prima, e ad esempio il fuori scuola? Allora chiudo, la risposta è, come diceva McLuhan, come dicevano i francesi negli anni 70, dopo che l'aveva detto McLuhan, alla fine degli anni 50 aveva cominciato a dirlo, non solo su idea sua, la città come aula scolastica. City as Classroom è sempre, anche lui, dei primi anni 70, ed è un libro dimenticato, fondamentalmente. Allora, trasformare la città in un sistema educativo, io ho detto all'intendente scolastico provinciale, fare di tutta la provincia una classe scolastica interattiva, vuol dire anche, secondo me, non solo rispondere almeno in parte alla tua domanda e avere delle visioni, ma anche limitare i danni di far diventare la scuola un luogo iper tecnologicizzato, che però rimane il luogo chiuso dove si impara più o meno come prima, nel senso che ci vai alle 8, esci alle 4 e quello che succede lì dentro non si sa fino in fondo, perché tanto quando l'insegnante chiude la porta è King of the Castle, e anche se poi pubblicherà delle cose online, comunque sia, ogni maestra è maestro, soprattutto maestra, perché il primario è 87%, maestre, quando chiudono la porta, quello che succede fondamentalmente rimane lì. E questo è qualcosa che con i computer sparsi dappertutto che avremo, mi fa molta più paura e mi fa pensare che l'uso di tutto il territorio cittadino, di tutta la realtà esistenziale dei bambini potrebbe essere valorizzato dalla tecnologia. Professor Colombi, noi la ringraziamo per la sua riflessione, per il suo intervento, e speriamo di avere altre occasioni nei prossimi mesi, insomma. Adesso cederei la parola alla professoressa Francesca Rossi,
che sicuramente conoscete. Si tratta di una delle figure più importanti per quanto concerne gli studi sull'intelligenza artificiale. Attualmente è fellow dell'Associazione Europea dell'Intelligenza Artificiale, è un IBM Fellow e Global Leader sull'etica dell'intelligenza artificiale della IBM e è stata il General Chair del più grande convegno mondiale di intelligenza artificiale della Association for Advancement of Artificial Intelligence, associazione della quale sarà il futuro presidente. Do il benvenuto alla professoressa Francesca Rossi, la quale oggi ci introdurrà nel mondo dell'intelligenza artificiale, scienza, tecnologia ed etica. Benvenuta professoressa, la ringraziamo immensamente di aver accettato questo invito. Grazie, grazie a voi. Ho molto piacere di parlare ai vostri studenti e a tutti quelli che sono collegati. Io condividerei il mio schermo per mostrare la mia presentazione. Prego. Sì. Proviamo. Dunque, devo scegliere però. No, qui non vedo la scelta di PowerPoint. Aspetti, allora. Aspetti. Provo a eliminare delle cose. Cioè qui nelle varie scelte di cose che sì. posso condividere, vediamo un po'. Forse può fare schermo 1 o desktop o screen 1. Screen 1, proviamo il screen 1 e poi... Ok, vedete il mio schermo? Perfetto, sì. Adesso vedete la mia presentazione? Perfettamente. Ok, allora sì, allora quindi oggi volevo un po' parlarvi dell'intelligenza artificiale, ma non tanto della tecnologia in sé, ma quanto dei suoi aspetti etici e del suo impatto sulla nostra vita, sulla società e sulle cose che facciamo tutti i giorni. Allora, prima volevo farvi una brevissima storia, non breve, brevissima storia dell'intelligenza artificiale che al suo interno ha tantissime tecniche per raggiungere gli scopi che ha, che sono quelli di risolvere dei problemi in modo cosiddetto intelligente, anche se questa nozione intelligenza è sempre un po' vaga, no? Quindi come fa l'intelligenza artificiale a risolvere dei problemi anche difficili? Lo fa attraverso tutta una serie di tecniche, ma ci sono due branche principali di queste tecniche. Una è quella che vedete qui più in blu scuro, sono quelle di algoritmi che vengono definiti e codificati da persone, quindi dai ricercatori, dagli sviluppatori, eccetera, e vengono quindi inseriti dentro una macchina la quale, dopo che questo è stato fatto, saprà risolvere un certo problema. Quindi in questo caso è una persona che ha deciso come può essere risolto un certo problema e ha comunicato alla macchina esattamente i passi che devono essere eseguiti per risolvere quel problema. E questo è il tipo di intelligenza artificiale, con tantissime sottobranche, che è stato andato per la maggiore nei primi decenni dell'intelligenza artificiale, perché come vedete sotto l'intelligenza artificiale è tra di noi come scienza perlomeno già dagli anni 50. Quindi dopo, negli anni 80, cosa è successo? Che un'altra modalità di comunicare alle macchine come risolvere problemi è venuta fuori, e questa è l'idea di questi algoritmi che sono basati su queste tecniche cosiddette del machine learning, dove noi non diciamo alle macchine
come risolvere un problema dandogli tutti i passi che devono fare per risolverlo a partire dall'input per arrivare alla soluzione, ma glielo diciamo in un modo indiretto, per esempio nel caso del supervised machine learning glielo diciamo attraverso una quantità abbastanza grande di solito di esempi di problemi e di soluzioni per quel problema. Quindi non so, per esempio, se vogliamo costruire una macchina che sa capire se nell'immagine, in una foto c'è un viso di una persona, gli diamo tantissimi esempi di immagini e per ognuna gli diciamo se c'è o non c'è il viso di quella persona, quindi la macchina sa la risposta corretta per quelle immagini e questi sono i cosiddetti esempi di training. La macchina apprende da questi esempi e cerca di generalizzare per poter poi rispondere correttamente anche su esempi, su immagini che non ha mai visto. Quindi in questo modo noi non diciamo alla macchina quali sono i passi che deve fare a partire dalla immagine che ha in input per poi alla fine arrivare a sapere la dare la corretta interpretazione, cioè se c'è in questo esempio particolare, se c'è l'immagine di un viso o no, ma glielo diciamo in un modo indiretto tramite tutti questi dati che gli diamo. E questo non è perché lo facciamo per renderci la vita più difficile, ma lo facciamo perché per certi problemi in effetti non c'è la possibilità di usare l'altro approccio, quello che invece dice fai tutti questi passi e quindi io so esattamente quello che la macchina fa. Cioè per problemi di tipo percettivo, nel senso interpretare cosa c'è in immagine, quindi simile alla nostra visione, no? Oppure interpretare cosa c'è in un testo, oppure capire i nostri comandi vocali, eccetera, non c'è un modo che ci assicura, non c'è un modo del primo tipo che ci permette di risolvere il problema in modo abbastanza accurato nella maggior parte dei casi. E quindi usiamo queste tecniche di machine learning e in particolare quelle del deep learning sono quelle più recenti, anche più di successo per vari motivi, ma insomma l'idea è sempre quella. Ora, queste tecniche, diciamo, erano già nate negli anni 80, come si vede in questa brevissima storia dell'intelligenza artificiale, ma in realtà sono state usate in pratica solo recentemente, negli ultimi anni, e questo perché? Perché per funzionare bene hanno bisogno di grandi quantità di dati di training, questi esempi che vi ho detto, e di quindi, conseguentemente, di computer molto potenti che sappiano, e veloci, che sappiano analizzare tutti questi dati e questo non era disponibile nei dati nei computer così potenti negli anni 80, ma si è reso disponibile queste due cose solamente negli ultimi tempi. Ok, perché vi ho detto tutto questo? Perché alcune delle diciamo considerazioni etiche riguardo all'intelligenza artificiale sono specifiche al tipo di algoritmi che noi usiamo, in particolare a quelli di machine learning. Allora, qui vi ho fatto semplicemente una lista molto molto incompleta di alcune applicazioni dell'intelligenza artificiale, solo per dirvi che si trova in tutto quello che noi facciamo, dalla mattina quando ci svegliamo fino alla sera quando ci addormentiamo, in tutte le nostre attività giornaliere, sia che siano cose nella nostra vita professionale, negli studi o nella nostra vita personale, privata, c'è quasi sicuramente un algoritmo, una tecnica di intelligenza artificiale che è a supporto di quell'attività. E qui vedete veramente una lista molto molto incompleta, ma per dirvi appunto che non è una cosa futuristica l'intelligenza artificiale, ma è una cosa che è nella vita di tutti i giorni in tante nostre attività. E per pensare al futuro rispetto a dove siamo adesso con l'intelligenza artificiale, diciamo questa è una tecnologia che ha ancora abbastanza limitazioni, anche se ha tutte queste applicazioni che abbiamo detto. Perché ha delle limitazioni? Perché per esempio sa risolvere molto bene dei singoli problemi, quindi è la cosiddetta intelligenza artificiale narrow o debole, ma non sa spaziare da un problema all'altro per prendere informazioni da come ha risolto un problema per poi capire più velocemente come risolverne un altro, per esempio. Quindi è molto limitata in questa intelligenza di tipo orizzontale che invece le persone, gli esseri umani hanno. Quindi il futuro è invece di un'intelligenza artificiale sempre più generale, affidabile e che lavori insieme con le persone. Quindi qui per esempio ho scritto il futuro della, ma anche con l'intelligenza artificiale, cioè sempre di più si capisce che
queste tecnologie vanno usate a supporto delle nostre attività, a supporto dei nostri valori, a supporto della nostra capacità di prendere delle decisioni più informate e diciamo, più ottimali supportate da questa tecnologia. E come vi ho detto, appunto, non siamo ancora lì e quindi ci sono ancora tante limitazioni che per esempio riguardano la capacità di adattarsi a nuove situazioni, la capacità di essere robusta, la capacità di essere di saper gestire informazioni di causa ed effetto e la capacità di avere questo ragionamento del common sense, cioè di cose che noi quando comunichiamo con un'altra persona non è che ci diciamo tutti i dettagli, perché abbiamo una conoscenza di base del ragionamento del senso comune che è alla base di tutte le nostre interazioni fra esseri umani, anche se interagiamo con una persona che non abbiamo mai incontrato prima. Questo ancora l'intelligenza artificiale non lo sa fare e per esempio è testimoniato dal fatto che voi avrete visto tanti sistemi di intelligenza artificiale dove si pongono delle domande anche attraverso comandi vocali e l'intelligenza artificiale vi sa rispondere correttamente, ma non ci sono sistemi di intelligenza artificiale che si riescono a sostenere un dialogo, quindi una serie diciamo di iterazioni di domande e risposte e diciamo varie informazioni in bidirezionale. Questi ancora non ci sono perché per sostenere un dialogo c'è bisogno appunto di avere questa capacità di ragionamento del senso comune. Quindi la intelligenza artificiale corrente è molto brava a fare delle predizioni, quindi basandosi su sei dati capire come predire il trend futuro rispetto a quelle insomma scenari descritti da quei dati, ma è meno brava invece a capire aiutarci a capire com'è che possiamo intervenire sul futuro, cioè se facciamo questa modifica a farci capire cos'è che è la conseguenza su questa modifica e perché per quel tipo di ragionamento c'è bisogno di capire informazioni di causalità, cosa che appunto l'intelligenza artificiale ancora non sa fare molto bene. E un altro difetto che ha tuttora una limitazione è che appunto siccome si basa su dati passati per predire cosa succederà nel futuro, degli eventi dirompenti che modificano il trend dei dati possono portare a delle predizioni molto meno accurate, quindi a un degrado della robustezza, cosa che per esempio è successa durante appunto quando si è verificata l'inizio della pandemia, dove le nostre abitudini per esempio di cosa comprare, dove comprare, quando comprare, le nostre abitudini per esempio di acquisti sono completamente cambiate e anche le nostre abitudini di dove andavamo, cosa facevamo nella nostra giornata, e questo ha creato dei problemi predizioni che si basavano appunto su algoritmi di intelligenza artificiale che invece erano basate su dati del passato. Adesso, quindi, data questa tecnologia che è così pervasiva nella nostra vita, perché così tante persone parlano di questi aspetti etici dell'intelligenza artificiale? Qui è un grafico semplicemente che fa vedere come in modo molto velocemente sia cresciuta tantissimo l'interesse sull'etica dell'intelligenza artificiale. Allora, intanto cosa vuol dire l'etica dell'intelligenza artificiale? È diciamo un intero campo di studi molto multidisciplinare perché coinvolge non solo gli esperti di AI ma anche gli esperti di sociologia, psicologia, filosofia, gli economisti, gli esperti di leggi, quindi molto multidisciplinare, che tutti insieme questi esperti cercano di capire come prendere il meglio praticamente dall'intelligenza artificiale, tutti i suoi aspetti, impatti benefici e positivi, e evitando le possibili conseguenze negative. E quindi dal punto di vista degli sviluppatori aiuta gli sviluppatori a capire come costruire questi sistemi di intelligenza artificiale in modo che siano allineati con i nostri valori che riteniamo importanti e quindi che non vadano in direzioni che invece sono contraddittorie con i nostri valori. E poi appunto cerca di risolvere questi problemi sia
con soluzioni tecniche, quindi algoritmi, tools, eccetera, ma anche con soluzioni non tecniche, per esempio degli standard, delle best practice, linee guida, sistemi di audit o anche regolamentazioni. Allora, come vi ho detto prima, chiaramente ogni volta che c'è una nuova tecnologia, un po' sconosciuta, un po' soprattutto resa anche un po' così, con un'immagine un po' così misteriosa anche dalla cinematografia, per esempio, così. Quindi ogni volta che c'è una tecnologia così pervasiva, così misteriosa, che non si sa bene come funziona, eccetera, chiaramente la gente, no, ha paura di cosa potrebbe succedere con questa nuova tecnologia. E quindi questo è vero con tutte le tecnologie, però diciamo ci sono proprio degli aspetti specifici dell'intelligenza artificiale che generano delle domande, delle preoccupazioni. Prima di tutti, come vi ho detto, l'intelligenza artificiale, soprattutto gli algoritmi di machine learning, hanno bisogno di grandi quantità di dati, e quindi subito nascono domande su questi dati. Dice, se io do i miei dati personali a un sistema di intelligenza artificiale, a una app che usa intelligenza artificiale, per darmi per esempio un servizio più personalizzato, eccetera, ma allora cosa succede ai miei dati personali? A chi vengono, a chi li tiene, chi li immagazzina, con chi vengono condivisi? Quindi domande relative alla privacy dei dati e alla gestione dei dati. Secondo questi algoritmi di machine learning e di deep learning, anche se sono molto bravi a risolvere problemi che prima invece non sapevamo risolvere bene, tanto per dirvi, forse qui molti di voi sono molto giovani, non se lo ricordano, ma fino a qualche anno fa i nostri comandi vocali al nostro telefonino o a un altro dispositivo erano sempre, non venivano mai capiti, bisognava fare un training molto lungo, eccetera. Adesso non è più così, proprio grazie a questi sistemi di intelligenza artificiale basati su tecniche machine learning. Però queste tecniche sono abbastanza opache dal punto di vista di capire com'è che risolvono un problema, cioè com'è che vanno dall'input fino all'output, e quindi sono un po' una scatola nera. E quindi se vogliamo che questi sistemi, per esempio, lavorino insieme a delle persone, per esempio gli diamo come sistemi di supporto alle decisioni a un medico che in modo da aiutarlo a capire qual è la migliore terapia per un certo paziente, quel medico non si accontenterà di una scatola nera, vorrà avere delle spiegazioni: perché mi suggerisci questa terapia invece che l'altra? E quindi questioni di trasparenza e spiegabilità nascono proprio perché invece queste tecniche sono abbastanza opache. Il prossimo punto è dovuto al fatto appunto che se l'intelligenza artificiale è in grado, come è, di prendere decisioni o di suggerire decisioni a certe professionisti o persone in generale, allora dobbiamo essere sicuri che sia in grado di capire che certe decisioni sono allineate ai valori importanti per quello scenario delle decisioni e altre no, e quindi capire come discriminare tra le due. Per esempio, uno dei valori importanti è quello della fairness, cioè di fare in modo che non si prendano decisioni facendo delle discriminazioni. Vi farò qualche esempio di questo. Quarto punto è il fatto che queste tecniche di machine learning sono basate su statistica e probabilità, quindi non danno mai il 100% della sicurezza di saper risolvere sempre il problema dato, quindi c'è sempre una piccola percentuale di errore. Questo non perché un programmatore ha fatto un errore nel programmare questi sistemi di intelligenza artificiale, ma perché è proprio intrinseco nel modo in cui sono costruiti, cioè basati su ragionamenti statistici. E quindi quando succedono questi errori, anche se sono in piccolissima percentuale, magari molto più piccola di quella che farebbe un essere umano nel risolvere quello stesso problema, però nascono questioni di responsabilità e di accountability, appunto di chi è poi chi va a rimediare quell'errore. Prossimo punto è il fatto che appunto sulla base di grandi quantità di dati l'intelligenza artificiale è molto più brava di noi a inferire informazioni e conoscenza da quei dati, a trovare correlazioni che noi non riusciamo neanche a vedere, e quindi a inferire le nostre preferenze e
a partire dai nostri, dalle dati che sono relativi alle nostre azioni, quindi i nostri like, per esempio, i nostri post o le nostre immagini che mettiamo su web, è in grado da queste nostre azioni di inferire le nostre preferenze e quindi magari di cercare di manipolarle per renderle più facilmente insomma inferibili e più facilmente comprese. Quindi le questioni di human agency, cioè siamo veramente in controllo delle nostre decisioni oppure le prendiamo un po' diciamo spinti da quello che ci viene presentato per esempio dall'intelligenza artificiale. E l'ultimo punto è appunto il generale impatto sulla società e in particolare sul mondo del lavoro di una tecnologia così pervasiva e così veloce ad essere sempre più pervasiva. Quindi la velocità è una preoccupazione, nel senso la società ha il tempo di capire quali sono le vere conseguenze di questa tecnologia e quindi di porre dei rimedi, dei meccanismi per rimediarle. E inoltre l'impatto sul mondo del lavoro, perché l'intelligenza artificiale o come altre tecnologie hanno sostituito le persone in lavori che avevano bisogno di grande forza fisica, ma l'intelligenza artificiale invece è in grado di sostituire anche le persone in lavori di tipo cognitivo, quindi bisogna diciamo far entrare questa intelligenza artificiale nel mondo del lavoro essendo consci di quelle che possono essere le conseguenze e quindi cercando di evitare le conseguenze negative. Quindi queste considerazioni portano a questi diciamo principali temi che sono alla base di queste iniziative che ci sono in tutto il mondo nel riguardo dell'etica dell'intelligenza artificiale, che sono proprio relative a tutti questi temi che vi ho spiegato adesso. Anche se questi sono i temi principali, c'è un agreement, quindi insomma, cioè è abbastanza condiviso che questi sono i temi principali, in realtà di principi sull'etica dell'intelligenza artificiale ne sono stati scritti più di 100 di insiemi di principi o da aziende oppure da governi oppure da altre istituzioni, dalle agenzie delle Nazioni Unite eccetera, tutti diciamo sono abbastanza in accordo che quelli sono i temi principali, ma ognuno li guarda diciamo guarda questi principi da un punto di vista un pochino diverso e quindi ci sono tutte queste proliferare di principi che si occupano dell'etica dell'intelligenza artificiale. Quindi però è anche vero dire che arrivare ai principi, cioè a come comportarsi rispetto a questi principi dell'etica principale, è solo l'inizio, perché una volta che uno ha capito quali sono i propri principi, che sia un'azienda, che sia un governo, eccetera, bisogna poi far capire come passare dai principi realmente alla pratica. E infatti questo è dove diciamo le aziende adesso stanno lavorando, cioè come si fa a passare da questi principi ad alto livello, perché è semplice dire non deve l'intelligenza artificiale non deve discriminare, l'intelligenza artificiale non deve avere un impatto negativo sul lavoro eccetera eccetera, ma a passare da questi principi alla pratica è una cosa non semplice e chiaramente è diverso in ogni azienda, perché ogni azienda è diversa, c'ha il suo business model diverso, ha la sua storia diversa, quindi qui vi dico brevemente com'è che facciamo all'IBM, ma l'IBM ha la sua specificità che è diversa da tante altre aziende, ma questi aspetti più o meno ci sono dappertutto, cioè intanto appunto l'inizio sono questi principi, ma poi una volta ai principi uno dice allora per la mia azienda quali sono le preoccupazioni di cui mi devo veramente andare a considerare, perché magari alcune sono relativi a un altro business model che non mi tocca, invece altre sono molto diciamo centrali sul business model di quell'azienda. E una volta che ho capito quali sono, devo anche aiutare i miei sviluppatori, se sono un'azienda che produce intelligenza artificiale, a capire come aiutarli a modificare il loro modo di fare le cose, rodato già da tanti anni, in modo da produrre intelligenza artificiale, sviluppare intelligenza artificiale che segue quei principi, che segue quelle linee guida che sono state definite. Quindi aiutarli a capire come integrare la gestione dell'etica delle AI specifica per quell'azienda dentro i loro processi di sviluppo, che invece prima non si occupavano di queste cose. E tutto però in parallelo con degli aspetti di governance interna, cioè come faccio a
non solo a dire agli sviluppatori e aiutarli a capire come, ma come faccio a fare in modo di incentivare il più possibile queste modifiche della AI, insomma dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, come faccio a capire, a far capire per esempio a chi vende l'intelligenza artificiale dentro un'azienda, quindi le business units, a farli capire quali sono le cose che ha senso fare per i clienti e quali sono quelle che invece non ha senso fare perché non sono diciamo allineate con i nostri principi guida. E poi tante partnership, tante collaborazioni col mondo esterno all'azienda, perché come vi ho detto, anche solo identificare e poi risolvere gli aspetti dell'etica dell'AI è una cosa che non può essere fatta solo tra esperti, tra chi produce l'intelligenza artificiale, ma va fatta anche insieme a tutte le altre voci, a chi la produce, ma sì, anche a chi è impattato dall'intelligenza artificiale, le comunità in generale che subiscono, no, le decisioni o l'uso dell'intelligenza artificiale, chi decide di usarla, chi è appunto è impattato e così via. Allora, quindi l'esempio dell'IBM, allora dice, prima già nel 2017 abbiamo detto, per noi questi sono i principi fondamentali, cioè che secondo noi l'intelligenza artificiale deve essere usata per espandere l'intelligenza umana e non per sostituirla, primo principio. Secondo, i dati che un sistema di intelligenza artificiale forniti dai nostri clienti, no? Per esempio da un ospedale oppure da una banca oppure da un aeroporto, per i quali forniamo una soluzione basata sull'intelligenza artificiale, appartengono a chi ce li ha dati, non li andiamo a riusare per altre cose. E terzo, questa tecnologia deve essere trasparente e spiegabile per il motivo che vi ho detto prima, cioè che appunto un medico non si fiderà delle raccomandazioni che gli può aver dato, dei suggerimenti di un sistema televisato, se non ha una qualche spiegazione del perché questi suggerimenti vengono fatti. E questi principi li abbiamo chiamati principi di trust e transparency, quindi trust è la fiducia. Però non è che dicono tanto di questa fiducia, perché sono molto ad alto livello. Quindi il prossimo passo è stato quello di dire, vabbè, ma che vuol dire fiducia nell'intelligenza artificiale? E quindi questo l'abbiamo declinato su quattro aspetti che appunto sono, secondo noi, molto fondamentali per il nostro modo di fornire intelligenza artificiale. Faccio qui una parentesi, l'IBM è un'azienda che è molto meno visibile, che produce intelligenza artificiale, ma in modo molto meno visibile rispetto, non so, a Google, a Facebook, che anche usano intelligenza artificiale e producono per i loro scopi. Perché? Perché l'IBM produce intelligenza artificiale e non la usa per i propri scopi e diciamo non la dà a singoli individui, ma la dà questa intelligenza artificiale o qualunque servizio basato sull'intelligenza artificiale, la dà ad altre aziende. Quindi, come vi ho detto, non so, una banca, un ospedale, un aeroporto, eccetera, un istituto finanziario, eccetera. E quindi poi sono quelle aziende che, usando l'intelligenza artificiale data il sistema di intelligenza artificiale dell'IBM, forniranno dei servizi ai loro clienti. Per esempio, ogni volta che usate una carta di credito, se qualcuno vi chiede ma voi usate l'IBM quando usate una carta di credito, voi dite no, io uso la Visa, io uso la Mastercard, eccetera, e questo è vero chiaramente, ma il software che c'è sotto per supportare tutto quello che riguarda le transazioni delle carte di credito, per esempio anche l'individuazione se c'è una transazione possibilmente sospetta o fraudolenta, eccetera, è tutto basato su software IBM. Quindi questo per dirvi che l'IBM è un'azienda che produce intelligenza artificiale in un modo abbastanza nascosto per quanto riguarda la visibilità che ha il singolo individuo, ma che supporta tutte le attività, diciamo, fondamentali che noi facciamo, sia nel campo medico, sia nel campo finanziario, sia nel campo del settore pubblico, eccetera. Quindi nel nostro modo, no, di fornire intelligenza artificiale, per noi queste quattro cose sono fondamentali affinché chi vada a usare quell'intelligenza artificiale, quindi per esempio il medico oppure l'operatore finanziario, eccetera, si fidi di questa decisione fatta dalle macchine. E quattro aspetti sono, primo, la fairness. Dobbiamo essere sicuri che queste raccomandazioni o decisioni che prende l'intelligenza artificiale non creino discriminazioni. Secondo, la spiegabilità, no? Che è saper
chiedere la domanda perché fai così e non in un altro modo. Terza, la robustezza. Quarto, la trasparenza. So, adesso vi dico alcune cose di questi quattro aspetti. Il primo è quello della fairness. Allora, quindi c'è questo concetto del pregiudizio, no? Del bias in AI. E uno dice non vuole che l'intelligenza artificiale prenda decisioni basate su pregiudizi, perché se facesse così allora potrebbe creare delle discriminazioni fra gruppi di persone. Però uno si chiede, ma perché questa intelligenza artificiale dovrebbe venirgli in mente di creare discriminazioni o di avere dei pregiudizi? Il problema è che noi siamo pieni di questi pregiudizi anche inconsci, e qui vedete sulla sinistra un disegno di tantissimi tipi di pregiudizi di noi esseri umani, che noi non sappiamo neanche di avere. Quindi quando noi come sviluppatori andiamo a progettare o sviluppare un sistema di intelligenza artificiale, dobbiamo essere molto consci dei tipi di pregiudizi che possiamo inserire dentro. Dove li possiamo inserire questi pregiudizi in un sistema di intelligenza artificiale? Beh, prima di tutto li possiamo inserire in questi esempi che vi ho detto prima, che gli diamo per fare il training dell'intelligenza artificiale. Vi faccio qui un esempio che vi fa capire come l'intelligenza artificiale generalizza dagli esempi, e questo, se gli esempi hanno dei bias, può essere portato a livello delle decisioni. Allora, qui vedete una schermata dove io ho chiesto a Google Translate di tradurre, nella parte in alto, di tradurre queste due frasi in inglese: he's a nurse, she's a doctor, cioè lui è un infermiere, lei è un dottore. Le ho chiesto di tradurlo in turco. Perché? Perché facendo così le due frasi perdono il gender, cioè perdono il lui e lei, he e she. Vedete che c'è una grande O in tutte e due le frasi, e questo l'ho fatto per poter poi passare al secondo passo, dove ho chiesto di nuovo a Google Translate di questa volta partire dalle due frasi in turco dove non c'è l'informazione maschile o femminile, e ho chiesto di tradurre in inglese perché in quel passaggio il traduttore automatico deve inventarsi il genere, cioè e quindi il maschile o il femminile. E chiaramente come fa a inventarsi? Come fa a decidere se scrivere she o he, no? Maschile o femminile nella frasi? Beh, lo fa perché ha imparato a correlare certe occupazioni, per esempio l'infermiere o il medico, con certi gender, cioè quindi il sesso della persona. E quindi chiaramente se il Google Translate ha fatto questa traduzione dove ha messo she, dove c'è un infermiere, e he, dove c'è un medico, vuol dire che negli training data c'era questa, in grande quantità di dati di training, c'era questa correlazione fra infermiere e sesso femminile, e il contrario invece per il medico. Quindi per questo, per dirvi che quello che c'è nei training data viene preso dalla macchina, appreso, trovate correlazioni e usate quando poi si prendono decisioni. Però non è solo nei dati che noi possiamo inserire bias che poi può portare a discriminazioni. Per esempio, possiamo inserirlo in tutte le altre decisioni che prendiamo durante le fasi di sviluppo. Per esempio, se vogliamo creare un sistema di intelligenza artificiale che prende delle richieste di mutuo, richieste di prestito ad una banca, e cerca di gestire una lista di priorità di queste richieste di mutuo, e per gestire le priorità, per definire le priorità, dice queste sono delle motivazioni che sono prioritarie per questo istituto finanziario. Per esempio, se qualcuno mi chiede un mutuo per comprare una casa, oppure per pagare le rette scolastiche dei propri figli, oppure per pagare delle rette, non so, legali per problemi con la giustizia, eccetera. Quindi supponiamo che queste siano delle motivazioni prioritarie. Quindi quelle
quelle richieste di mutuo che hanno queste motivazioni viene data una più alta priorità rispetto ad altre, ma questa lista di queste tre motivazioni viene decisa, e se per caso qualcuno nell'ambito dello sviluppo del progetto di questo sistema di intelligenza artificiale si dimentica, per esempio, non so, una di queste tre, non so, per esempio pagare le rette scolastiche, non lo inserisce come una motivazione prioritaria nel progetto e nello sviluppo del sistema di intelligenza artificiale, beh, quella comunità che invece è particolarmente bisognosa per quella motivazione verrà penalizzata. Quindi capite che tutte le decisioni, non solo i dati, ma tutte le decisioni che vengono prese durante il progetto e lo sviluppo possono portare poi a delle decisioni del sistema di intelligenza artificiale che creano discriminazioni. Secondo aspetto è quello della spiegabilità. Allora, vi ho detto, la spiegabilità è quello di dire, va bene, ma come è arrivato questo sistema di intelligenza artificiale a questa soluzione o a questa decisione che ha preso? E questo, diciamo, aspetto della spiegabilità in alcune parti del mondo, ma non dappertutto, per esempio in Europa e quindi anche in Italia, è dettata per legge. Qui vedete sulla sinistra alcuni articoli di una legge che è valida in effetto in tutta Europa, che si chiama General Data Protection Regulation, che dice che chi è soggetto a una decisione presa da un algoritmo in modo automatico e che impatta sulla propria vita ha diritto ad avere una spiegazione, di capire qual è la logica che ha portato a quella decisione. E queste spiegazioni chiaramente possono essere di tanti tipi e dipendono anche da chi le va a ricevere queste spiegazioni. Per esempio, appunto, in questo esempio che vi ho fatto qui, potrebbe essere spiegazioni di come il sistema di intelligenza artificiale è arrivato alla soluzione, date a chi l'ha costruita come una specie di metodo di debugging per capire se veramente arriva alla soluzione con la motivazione giusta, oppure per chi la usa, oppure per chi va a controllare se l'intelligenza artificiale effettivamente funziona nel modo giusto, oppure per chi va poi a subire questa decisione. Quindi è un campo complesso, quello della spiegabilità, dove tanti stanno lavorando, ma appunto è ancora diciamo pieno di sfide da essere affrontate. Terzo aspetto è quello della robustezza. Allora, cosa vuol dire la robustezza in intelligenza artificiale? Beh, innanzitutto vuol dire che se l'intelligenza artificiale viene usata su dati in input che sono un po' diversi da quelli dove io l'ho fatto il training o anche il test dell'intelligenza artificiale, io vorrei che non ci fosse un degrado significativo della accuratezza delle decisioni dell'intelligenza artificiale, quindi robustezza in quel modo. E questo può succedere perché magari io ho sviluppato l'intelligenza artificiale partendo da certi dati, ma poi viene messa sul mondo, nel mondo, in un cliente, in un'azienda che invece ha dei dati che sono completamente diversi da quelli dove io ho fatto il test, e quindi questo può creare dei problemi di robustezza. Oppure perché magari i dati sono gli stessi all'inizio, ma poi cambiano nel tempo e il sistema di intelligenza artificiale, se non viene modificato, invece avrà un comportamento quindi degradato dal punto di vista dell'accuratezza. Il secondo aspetto, che è quello di cui io vi faccio vedere alcune immagini, è quello degli avversari all'attacco, cioè è possibile che l'intelligenza artificiale faccia degli errori perché anche se sa risolvere bene certi problemi molto simili a quelli su cui fa degli errori. Per esempio, sulla sinistra in basso vedete un segnale di stop che normalmente sarebbe interpretato correttamente come un segnale di stop, ma invece che con l'aggiunta di quel post-it giallo che vedete lì sotto la scritta stop ha generato un errore da parte dell'intelligenza artificiale, di un sistema di intelligenza artificiale, che ha interpretato quel segnale di stop adesso non più come un segnale di stop, ma come un segnale di limite di velocità. Un altro esempio è quello accanto, dove un sistema di intelligenza artificiale, dovendo interpretare l'immagine di questi volti, ha interpretato l'immagine di quell'uomo con quegli occhiali, che normalmente saprebbe interpretare bene come un uomo,
con l'aggiunta di quella forma di occhiali con un particolare pattern, ha dato un'interpretazione completamente diversa, come di una donna e di quella donna in particolare. Le altre immagini che vi faccio vedere qua sono quella in alto, quella del panda. Allora, quella del panda dice che appunto un esempio che è stato fatto dove un sistema di intelligenza artificiale che doveva prendere delle immagini di animali e saper riconoscere che animale era. Quindi sulla sinistra vedete l'immagine di un panda che ha riconosciuto correttamente come panda con un livello di confidenza, che c'è sempre un livello di confidenza quando vengono date questi risultati, che è diciamo superiore al 50%, ma comunque non altissimo, 57,7%. Quando questa immagine del panda viene combinata con un'immagine così, con tutti quei puntini, il che genera l'immagine che vedete sulla destra, che al nostro occhio di essere umano sembra esattamente uguale a quella di partenza, ma l'intelligenza artificiale in questo caso non riesce a riconoscerla bene, e anzi non solo non riesce a riconoscerla come un panda, ma la interpreta come un gibbone, ma questa volta col 99,3% di confidenza. Quindi immagini quindi che sembrano molto simili al nostro occhio, quindi che sembra strano che a una diciamo un'immagine sappia essere gestita bene e l'altra no, e invece questo crea problemi all'intelligenza artificiale, quindi non è robusta, non ha dimostrato di essere robusta. Lo stesso con l'immagine di questi struzzi qui, che sono quattro immagini che per l'intelligenza artificiale sono tutte diverse, perché alcuni pixel cambiano ma pochissimi, e invece per noi, a noi sembrano tutte uguali, ma sopra vedete qual è l'interpretazione data, solo la prima è corretta, Ostrich, ma le altre tre sono tutte sbagliate. Ma molto più, diciamo, meno divertente, direi, è quello che vi faccio vedere qua sotto, dove c'è in queste quattro immagini, su quella, la prima in alto a sinistra tra le quattro, c'è l'immagine di un attraversamento pedonale che sulla destra viene diciamo correttamente interpretato dall'intelligenza artificiale, quindi vengono individuate le persone che attraversano la strada. Nell'immagine sotto, quella dell'adversarial example, a noi sembra la stessa immagine, ma in realtà appunto alcuni pixel sono stati modificati, e la predizione, cioè l'interpretazione dell'immagine, invece è dal parte dell'intelligenza artificiale. Questi, vedete che questi pedoni non ci sono più, quindi i pedoni non vengono più riconosciuti. Quindi è chiaro che non è solo una cosa così divertente dove gli struzzi vengono interpretati in modo vario, ma può avere anche un impatto, perché se chiaramente questo sistema di intelligenza artificiale viene caricato su una macchina a guida autonoma, per esempio, e in questo caso non saprebbe vedere i pedoni, anche se appunto l'immagine iniziale sembra tenerli. Quindi diciamo questi sono i quattro temi su cui tanti ricercatori di intelligenza artificiale lavorano per rendere appunto l'intelligenza artificiale più fair, più spiegabile, più robusta, ma anche più trasparente. Ora, all'interno di un'azienda, come avevo detto, non basta solo fare ricerca e creare nuovi algoritmi per risolvere questi quattro problemi, ma bisogna anche cambiare la cultura di chi dentro l'azienda produce l'intelligenza artificiale, e quindi per esempio appunto aiutarli con dei toolkit open source, aiutare gli sviluppatori a capire come effettivamente gestire nel loro lavoro di tutti i giorni cosa devono fare per poter fare in modo che alla fine non inseriscano i bias e che alla fine insomma l'intelligenza artificiale abbia le proprietà che vogliamo. E quindi appunto la revisione dell'AI pipeline, cioè di tutti i passi che gli sviluppatori fanno normalmente, come vanno rivisti per integrare queste risoluzione dei problemi di etica dell'intelligenza artificiale, perché è importante far passare il concetto che queste risoluzioni di questi problemi non sono cose che si possono fare alla fine, quando il prodotto è pronto per essere diciamo venduto o dato a qualche cliente, ma devono essere nella mente degli sviluppatori fin dall'inizio, perché altrimenti se uno si accorge alla fine, per esempio, che il sistema crea discriminazioni, poi deve ricominciare da capo. Quindi deve essere una parte integrante del sistema, dei processi di sviluppo dell'intelligenza artificiale. E appunto
è molto importante saper incentivare questi comportamenti, questa integrazione dei processi di gestione dell'intelligenza artificiale, saperlo incentivare, saperlo facilitare, ma anche saperlo e fare l'enforcing, cioè dire beh, questo non è fatto secondo quello che sono le nostre linee guida, e quindi anche dire a volte, come è successo anche recentemente, a delle business units, dire beh, il tuo cliente ti chiede questo, ma noi sì, come tecnologia la possiamo, potremmo fornire questa cosa che ci chiede il cliente, ma noi non la vogliamo fornire perché non è allineata alle nostre principi riguardo all'etica dell'intelligenza artificiale. Ci sono, come vi ho detto, è necessario assolutamente lavorare insieme a tutte le altre voci nelle università, in altre aziende, nei governi, nelle organizzazioni della società civile, perché senza questa discussione multi-stakeholder, multidisciplinare, non si possono neanche identificare i problemi veri che ci sono e quindi addirittura non si possono certamente risolvere. L'ultimo aspetto appunto che volevo parlarvi, perché appunto della situazione attuale, chiaramente la scienza e l'intelligenza artificiale e la tecnologia e come l'intelligenza artificiale sono certamente centrali anche in una situazione di crisi come quella di adesso. Per esempio la tecnologia appunto ci permette di comunicare come stiamo facendo adesso, anche se non possiamo essere insieme fisicamente, ha permesso molte persone di continuare a lavorare, i studenti di continuare la loro educazione e anche nella nostra vita personale di continuare a mantenere una interazione sociale anche da lontano, ma diciamo anche di, per esempio nel campo medico ha permesso di supportare delle forme digitalizzate, no, a distanza di healthcare, di dare, diciamo, identificare anche proprio dal punto di vista di scienza medica, cioè di permettere agli scienziati, ai biologi, ai virologi, ai medici di individuare quali sono le soluzioni più promettenti per esempio arginare il virus con tanti tipi di soluzioni mediche, insieme chiaramente ad altre tecnologie, quindi l'AI, ma insieme al cloud, insieme al fatto di avere dei computer sempre più potenti, eccetera. Ma anche in questo campo chiaramente le questioni dell'etica dell'intelligenza artificiale sono molto importanti, per esempio appunto la gestione della privacy che viene fuori tutte le volte che ci sono questi aspetti di contact tracing, no? Come viene rispettata la nostra privacy, e dobbiamo insistere sulla privacy o dobbiamo invece dire che per la sicurezza e per la salute di tutti dobbiamo lasciar perdere la privacy, oppure c'è un modo per salvaguardare sia la privacy che appunto la salute di tutti quanti, e anche tutti gli altri aspetti declinati in questa situazione chiaramente ci sono. Quindi in generale, che ci sia una crisi oppure no, quella tecnologia va usata, va sfruttata al meglio per tutto quello che dobbiamo fare, i problemi che dobbiamo risolvere, ma sempre pensando a quali sono i nostri valori più importanti, perché anche se in una crisi può sembrare che diciamo di lasciar perdere tutti i valori, basta risolvere la crisi, ma poi queste saranno conseguenze a lungo termine che ci porteremo dietro, quindi è molto importante rimanere sempre fermi e ricordarci che non è così in contraddizione trovare soluzioni per problemi che vanno sicuramente risolti al più presto e invece continuare a essere allineati ai nostri valori importanti. Mi fermo qui e ringrazio per l'attenzione. Grazie professoressa, è stata davvero illuminante per quanto concerne gli aspetti pratici delle applicazioni etiche dell'intelligenza artificiale. Ci sono alcune domande, noi vorremmo ancora trattenerla se può, e non so se prima il professor Agrusti vuole intervenire con una domanda o velocissimamente. Prego.
Io ringrazio tantissimo la professoressa Rossi e ho apprezzato tantissimo l'esempio proprio del panda, perché in realtà avevo già letto nel volume Il confine del futuro dell'anno scorso, dove proprio appunto riportava l'esempio del panda, e devo dire che ho nutrito grande interesse per la Rome Call for High Ethics, che proprio la IBM aveva stretto in realtà con la Pontificia Accademia per la Vita insomma poco tempo fa. Io le volevo chiedere in realtà ulteriormente, dato che si è fatto un gran parlare di appunto i bias all'interno dell'intelligenza artificiale, che abbiamo visto anche nella sua presentazione, penso a Algorithm Watch quando appunto ha denunciato Google per razzismo, per la storia della mano dell'uomo di colore che teneva un termometro in mano, che in realtà veniva contrassegnata come arma al 61% quando appunto la mano era nera, mentre invece ricolorata diventava magicamente un monocolo, mi pare. Oppure per esempio un caso antecedente Virginia Eubanks, mi scusi, che praticamente aveva visto al marito negata le medicine e l'assicurazione medica, perché un algoritmo aveva deciso che era da troppo poco tempo che era stata stipulata quell'assicurazione, e che quindi quel caso ricadeva molto probabilmente in un caso di truffa. E quindi diciamo quello che riguarda non tanto solo il bias, ma proprio la discriminazione degli algoritmi. L'ha detto in realtà nella presentazione che questi algoritmi vengono allenati, trainati grazie a dati che noi inseriamo dentro, e quindi di fatto sono uno specchio del nostro essere razzisti, del nostro essere appunto discriminativi nei confronti di determinate categorie. Ci sono stati vari casi anche di riconoscimenti facciali che hanno visto condannate persone in prima istanza che poi in realtà invece non erano lì. Quello che io le volevo chiedere è quindi in realtà come può adesso un'azienda che si rivolge alla IBM e chiedervi un sistema affidabile di intelligenza artificiale, quindi mi riferirei più al trust, quello per fare il collegamento alla presentazione, in pratica come può garantire ai propri clienti appunto che un mutuo oppure che una macchina a guida autonoma effettivamente non incorrano in degli errori mortali o comunque insomma molto problematici. Nella pratica, quando è che potremmo realmente fidarci? La professoressa Cucchiara stamattina ci ha fatto vedere l'esempio di una mammografia con un sistema automatico che poteva predire addirittura il futuro, che quindi nessun essere umano, nessun medico avrebbe potuto predire il futuro, un futuro cancro al seno, mentre invece il computer ci riesce. Quindi la fiducia è tanta in questi sistemi. Il problema è al momento ci possiamo fidare o è ancora troppo presto? Allora, mi sono segnato alcune cose. Allora, intanto diciamo che, come abbiamo detto, vabbè, questo lo dico dopo, insomma, com'è che facciamo noi? Allora, noi facciamo, abbiamo questo strumento con cui costruiamo le cose che ci chiedono di fare i clienti, che dentro c'ha questi, per esempio, degli algoritmi per fare la bias detection e mitigation, no? Però chiaramente non sono, prima di tutto bisogna capire qual è la nozione di bias che va eliminata per quel particolare soluzione di quel problema, perché di bias ce ne sono tantissimi, uno vuole eliminare il bias tra maschile e femminile, oppure tra giovani e vecchi, oppure tra razze, no? tra colore di pelle diversa, no? eccetera. Quindi ci sono tantissimi bias, quali uno deve capire intanto insieme al cliente quali sono rilevanti per quella cosa che poi farà quel sistema di intelligenza artificiale. Una volta che ha capito quello, allora dice va bene, allora adesso io produco il mio sistema di intelligenza artificiale andando a controllare che non ci siano quei bias lì
nei sistemi, nei dati di training e neanche che io li introduca durante tutte le altre decisioni, come ho detto, che possono anche introdurre dei bias. E quindi degli algoritmi che vanno a controllare se ci sono questi bias e che se ci sono li vanno a mitigare. Perché si dice mitigare? Perché non è detto che io possa eliminarli completamente, perché se io per esempio voglio rimuovere il bias di vari tipi, questi bias si possono intersecare fra loro, quindi mentre rimuovo questo si aumenta quest'altro, quindi devo raggiungere un qualche compromesso e non è detto che io riesca a eliminarli tutti. Ma la cosa importante è che io sia trasparente quando do questo sistema al cliente, gli dico: allora io ci ho messo questi dati e ho fatto questi test ed è venuto fuori questo risultato e quindi te sai quali tipi di bias sono ancora lì e di che livello, no? E quindi sai poi giudicare qual è il diciamo l'uso più o meno appropriato per quella cosa lì. Quindi la trasparenza e la bias detection e mitigation. Un'altra cosa è che, ok, quel test lì della mano bianca e nera, in realtà, sì, questa cosa, diciamo, questa persona che aveva fatto questo test, no, su un servizio di Google, l'aveva fatto anche con un equivalente servizio dell'IBM. E quindi ci ha scritto dicendo: ma come mai che voi, qui vedo l'immagine di una mano di pelle nera con in mano una cosa che non mi ricordo cosa, che viene individuata in modo negativo, no, tipo una bomba, o cose, e invece quest'altra immagine cosa? E allora noi siamo andati a guardare, no? Abbiamo detto: ma guardiamo allora veramente. E in realtà lì bisogna stare un pochino attenti, perché se uno prende due immagini e fa il test con queste due immagini, è possibile che vengano fuori interpretazioni diverse, ma questo non implica che il servizio ha il bias, perché per dire che un servizio ha un bias, per esempio dipendente dal colore della pelle, il test non può essere fatto solo su due esempi, deve essere fatto in modo molto più allargato su tanti esempi. Per esempio, noi abbiamo preso queste due immagini che ci ha dato e poi abbiamo creato immagini uguali con mani di tutti i colori diversi, quindi non solo nera e bianca, ma anche gialla, rossa, blu, e abbiamo visto che questo errore di interpretare questo oggetto in modo positivo o in modo negativo, cioè una bomba oppure un termometro, non so quello che era indipendente dal colore delle mani, cioè poteva essere fatto con mani di un colore oppure di un altro, eccetera. Quindi, e inoltre, che sempre guardando appunto questo livello di confidenza, e inoltre questo errore quando veniva fatto, cioè quello di interpretarlo come una bomba quando non era, per esempio, o una pistola, non mi ricordo, veniva fatto con una confidenza molto bassa. Quindi noi abbiamo abbiamo capito, e anche parlando con questa persona che aveva notato questa cosa, ma abbiamo sviscerato il problema, ma abbiamo detto: guarda che però il test non si può fare solo con due immagini, lo devi fare con una grande quantità di dati di test, guardando tutte le situazioni, e poi capisci veramente se c'è il bias oppure no, su, per esempio, sul colore della pelle, cosa che in alcuni casi ci può essere, no? Ma in quel caso particolare noi abbiamo visto che in realtà non c'era, perché appunto con tutte mani di colori tutti diversi, a volte si sbagliava, a volte no. Quindi abbiamo rimediato all'errore, ma in quanto errore, non in realtà in quanto bias. Un'altra cosa che ha citato, sì, questa cosa del Vaticano, sì, questa è stata l'ultimo viaggio in Italia che ho fatto per questa occasione appunto della firma della call sull'etica delle AI dell'Accademia Pontificia, e quella appunto è una delle tante, no, partnership con istituzioni che anche vogliono diciamo dire qualcosa sull'etica delle AI e dire quali sono i principi. E chiaramente quella è focalizzata soprattutto su temi che sono cari al Vaticano, quindi il fatto di non lasciare indietro nessuno, di preoccuparsi anche di quelle parti della popolazione che sono più vulnerabili e di pensare anche loro, sia che siano i bambini o che siano i poveri o che siano le persone nelle
diciamo nelle stati, no? Nelle parti del mondo che sono in via di sviluppo, eccetera. Quindi ogni diciamo, come vi ho fatto vedere in quel disegno così grande, no? Con tutti i principi, ogni istituzione e ogni iniziativa guarda all'etica delle AI pensando ad alcune preoccupazioni in particolare e poi cerca di declinare i principi in quegli aspetti lì. Grazie mille, professoressa. Non so se il professor Basso voleva intervenire con un'ultima domanda, sempre se lei è disponibile, se può ancora dedicarci 5 minuti. Ma io spero anche meno, visto che è stata veramente precisa e anche soprattutto una presentazione chiarissima, quasi insomma, che devo segnarmi certi elementi. Comunque, la mia domanda riguarda una sua ipotesi, una sua idea sul fatto che l'intelligenza artificiale potrà mai raggiungere, potrà mai passare dal livello narrow a livello broad generale, oppure se vede qualche problema intrinseco. Per esempio, io stavo pensando al ruolo dell'autoconsapevolezza, perché per essere trasparente e spiegabile, bisogna che un processo sia conoscibile. E allora, se si parla di un processo che si conosce, può anche essere trasparente e quindi spiegabile. E però lì vedo un cortocircuito. Lei come la pensa? No, diciamo che il mio principale progetto di ricerca in questo momento si occupa di capire come rendere l'intelligenza artificiale più generale, no? Nel senso più capace di adattarsi, di essere robusta in situazioni diverse, eccetera, prendendo ispirazione da tecniche, da teorie cognitive del ragionamento umano, delle decisioni degli esseri umani. Per esempio, in particolare, dalla teoria cognitiva del Thinking Fast and Slow di Daniel Kahneman, che appunto mette in piedi una teoria che si basa su queste due nostre modalità che abbiamo, il cosiddetto thinking fast and thinking slow, no? Sistema 1 e sistema 2, dove il sistema 1, thinking fast, lo usiamo il 90% delle volte ed è una specie di modalità automatica, quasi non conscia, di come noi normalmente prendiamo le nostre decisioni più banali di tutti i giorni. Il sistema 2 invece, thinking slow, è un po' più è molto più ragionato, è molto più attento, è molto più corretto, e noi usiamo queste due modalità sapendo anche come passare dall'una all'altra e quando passare dall'una all'altra, o come fare in modo che magari il sistema 2 possa fare, diciamo, l'override del sistema 1, eccetera. Quindi tutte queste come questa teoria cognitiva, ma ce ne sono anche altre che si occupano, per esempio, di introspezione, metacognition, eccetera, cioè che cercano di capire come noi abbiamo certe proprietà, certe capacità che l'intelligenza artificiale ancora non ha. E quindi l'idea è di dire, vediamo, anche se chiaramente la conoscenza della nostra modalità di agire è limitata anche lei, noi non sappiamo esattamente cos'è che noi facciamo, quindi, ma basandoci su quello che noi conosciamo, di come noi abbiamo certe capacità che l'intelligenza artificiale ancora non ha e cosa le può causare nell'essere umano, come si trasferiscono queste cause nella piattaforma diversa che è una macchina, e quindi come si possono generare possibilmente anche queste capacità nelle macchine, partendo da quello che sappiamo di come noi sappiamo fare queste cose, cioè noi ci sappiamo adattare facilmente a un nuovo ambiente. Perché le macchine non lo sanno fare? O meglio, perché noi lo sappiamo fare? Perché se capiamo il perché, poi magari possiamo trasferirlo nelle macchine. Quindi quello è e molte persone, diciamo, in intelligenza artificiale stanno guardando sempre di più a queste teorie cognitive e anche a teorie filosofiche sulla consciousness, che però non sono da pensare cose così vaghe, esoteriche, ma semplicemente capacità delle macchine di fare introspezione e capire quali sono i fattori che poi servono per prendere certe decisioni. Quindi, senz'altro, cioè, il mio approccio è quello di cercare di usare quello che sappiamo di noi, esseri umani, per poter trasferire qualcosa nelle macchine.
Professoressa, le siamo davvero grati e grate per il tempo che ha voluto condividere con noi, per le preziose informazioni che ci ha elargito, e speriamo in un futuro di poter continuare ad ascoltarla anche qui con i nostri studenti, probabilmente di persona, forse riusciremo ad invitarla fisicamente a Roma 3. Speriamo, grazie. Grazie a lei. Grazie davvero. Grazie, arrivederci. Arrivederla. E adesso ci accingiamo invece in un ambito molto più applicativo con il professor Mauro Mezzini, professore presso il Dipartimento di Scienze della Formazione di Roma 3, si occupa di machine learning, di reti neurali e ha realizzato anche delle applicazioni in tal senso. Ed è proprio di questo che ci parlerà oggi, cioè di applicazioni del deep learning realizzate all'interno del Dipartimento. Benvenuto professor Mezzini, le lascio subito la parola. Grazie, grazie Edmondo, condivido lo schermo e provo a mandare la presentazione di quello che spero di essere all'altezza di chi mi ha preceduto, perché chiaramente le ricerche della professoressa Rossi sono, diciamo, anche la statura della accademica, insomma, intimoriscono, quindi spero di essere un po' all'altezza. Noi abbiamo cercato, diciamo, partendo, essendo uno di quelli che ha realizzato questo convegno, abbiamo cercato fin dall'inizio di creare non solo una riflessione sull'intelligenza artificiale dal punto di vista pedagogico e analogico, ma anche delle cose pratiche che potrebbero essere utili e che potevano essere, diciamo, che avevano un legame con il mondo dell'educazione. E quindi, diciamo, un gruppo di persone, io, Buona Volontà, Grussi, Limongelli, De Medio, Sansonetti, Limongelli, De Medio, Sansonetti sono della Dipartimento di Ingegneria, diciamo, abbiamo realizzato in questi 2 anni, abbiamo fatto delle cose. Sostanzialmente abbiamo fatto una prima applicazione sulla predizione da battuto universitario utilizzando il deep learning, le reti neurali convolutive. Diciamo che questo qua è appunto una cosa molto utile, che ha una grande utilità. Però abbiamo avuto dei risultati, diciamo, un po' misti, come è successo per quanto riguarda questo tipo di approccio nella predizione e quindi nell'abbattimento poi conseguenziale dell'abbandono universitario, probabilmente dovuti diciamo, a una carenza di dati. Si era detto prima delle varie presentazioni che l'intelligenza artificiale ha bisogno di tanti dati. E quindi diciamo che un po' in Italia, mi spiace dirlo, però insomma paghiamo uno scotto di un ritardo nella digitalizzazione a tutti i livelli, a partire dalla pubblica amministrazione e proseguendo in tutti gli altri campi. Chiaramente quindi non abbiamo trovato tantissimi dati, tanti quanti avrebbero potuto, diciamo, aumentare le chance di successo di questo tipo di progetto. Un secondo tipo di progetto che abbiamo realizzato recentemente, osservazione dei visitatori musei, quindi parlerò di questo perché ci abbiamo lavorato in questi ultimi 1 anno e mezzo, ci sono stati degli sviluppi, avevamo iniziato l'anno scorso a parlarne, e questo, diciamo, anche più spettacolare, è più facile poi da toccare con mano, ci fa riflettere anche su quello che diceva Rossi, sul bias, che lo vediamo in pratica, sull'affidabilità di questi sistemi e su problemi inerenti proprio all'intelligenza artificiale. Lo vedremo in pratica nei filmati poi che vi farò vedere, che ho girato insieme con gli studenti del corso del master in didattica museale. Allora, quando noi vogliamo fare didattica museale, ci poniamo delle semplici domande: ma cosa fanno i visitatori di un museo? Come reagiscono alle opere? Quindi vogliamo sapere quanto tempo è durata la visita, quali opere sono state visionate. Abbiamo bisogno, diciamo, di dati, di informazioni, che sia intelligenza artificiale o umana, c'è bisogno di sapere, per esempio, alcune informazioni, quanto tempo, per esempio, le persone spendono davanti a un'opera piuttosto che a un'altra,
addirittura volendo, potremmo addirittura pensare di sapere quale reazione facciale ha avuto la persona, cioè qual è la loro, se dalla postura fisica e facciale è possibile, diciamo, anche capire, no? La loro reazione e che cosa fanno i visitatori e come reagiscono di fronte alle opere. Tutto questo chiaramente, se alcune cose sono forse abbastanza fattibili, altre non potrebbero essere assolutamente realizzate, cioè se noi siamo condannati a non avere dei dati analitici con dimensione statistica, quindi centinaia o migliaia di dati, che ci consentano di ragionevolmente di capire se un comportamento medio o comunque una reazione media, quindi di capirla e di prevederla. E se non utilizziamo, non possiamo sapere queste cose se non utilizziamo sistemi automatici. Quello che abbiamo visto in letteratura, c'erano dei sistemi automatici, quindi c'è una profilazione, chiamiamola così, profilazione automatica dell'utente, che poi potrebbe essere utilizzata da un altro sistema di intelligenza artificiale ai fini di personalizzare o comunque di progettare al meglio quelli che è l'ambiente museale. Prefigurazione automatica si fa anche per quanto riguarda, per esempio, gli utenti dei social network, che capisco cosa cliccano e cosa capisco. Lì nel caso non c'è il problema dell'automatico, perché già i dati vengono registrati nel momento in cui mi accedo al social network. E quindi una volta, in base a quei dati, poi per esempio il social network mi propone le amicizie nuove o mi propone dei prodotti da acquistare o dei post. Però mentre nel museo chiaramente c'è da farla la prefigurazione, raccogliere questi dati, quindi l'idea qual è stata, diciamo, per poter raccogliere questi dati è: dotiamo ciascun visitatore con un tesserino che si può stampare tranquillamente, una cordicella gratis pratica, io ho il PDF, poi vi faccio vedere dove potete trovarli questi tesserini, mettiamo il tesserino sul visitatore, un po' come si fa nei congressi, nei convegni, cioè non è che c'è niente di particolarmente nuovo, voglio dire, per quanto riguarda anche l'accettazione da parte dell'utente di questo sistema di osservazione. Dopodiché l'utente gira nel museo e ci sono delle telecamere che riprendono, così come già oggi succede, infatti per motivi di sicurezza. E attraverso il sistema di riconoscimento automatico del tesserino, che cosa possiamo sapere se un visitatore, diciamo, riconoscendo il tesserino, possiamo sapere che quel visitatore che indossava quel tesserino è presente in quel momento di fronte a quella telecamera. E quindi questo, da questo qua, poi se per esempio vedete che se io, tra l'altro, perché il tesserino rettangolare molto regolare, perché se io mi allontano dalla telecamera e poi rilevo il tesserino, che succede? Se vado a prendere questi quadrati che ho formato adesso, vedete che cambiano con la distanza, e li vado a mettere così, ovviamente la dimensione spaziale è funzione della distanza, funzione trigonometrica esatta, precisa, della distanza, per cui con semplici considerazioni trigonometriche di trigonometria del quarto superiore scientifico, niente di che, conoscendo l'ampiezza angolare di ciascun pixel, è possibile calcolare la distanza del tesserino dalla camera con una precisione che tranquillamente può arrivare anche al millimetro, perché il tesserino sono 14 per 7 centimetri per 14 centimetri, e noi misuriamo in maniera esatta, precisa, cioè con una precisione che è quella della precisione del singolo pixel della fotocamera, la precisione angolare del singolo pixel. Sempre che il tesserino venga questo rettangolino venga riconosciuto all'interno, in maniera accurata all'interno del frame, ma vedremo che questo è abbastanza semplice per l'intelligenza artificiale. Anzi, abbiamo preso proprio questa cosa perché l'intelligenza artificiale, questo è, se vogliamo, potrebbe addirittura diventare una sorta di esercitazione o di tesi di laurea, diciamo, da assegnare, una cosa di questo tipo. Chiaramente poi, vabbè, qui c'è il discorso delle coordinate polari, che possiamo sapere non solo le dimensioni del tesserino, ma anche l'angolo della persona rispetto al centro dell'immagine, quindi conoscere con precisione, dicevo, millimetrica, la posizione del visitatore. Quindi una grandissima precisione con un costo praticamente nullo, perché il tesserino non costa niente, è un pezzo di carta,
Le telecamere ci sono, cioè si possono utilizzare telecamerine, quelle che sono off the shelf e costano 20-30 euro, e il software di intelligenza artificiale, che noi però già abbiamo fatto. Un'altra cosa di questo sistema, che non hanno altri sistemi, è quella della possibilità di rilevare dei volti, quindi io posso rilevare il volto e quindi poter fare delle considerazioni intanto sulla direzione del volto, la postura, se guarda in basso, se guarda a destra, se guarda a sinistra, eccetera. E quindi fare poi ulteriormente, sempre che la privacy, i principi etici, eccetera, ci consentono di fare delle analisi poi successive. Tant'è che noi abbiamo dato ad uno studente quest'anno, che si è laureato proprio pochi giorni fa, esattamente cioè questa tesi di laurea, dove lui ha utilizzato questo software che si chiama OpenFace. Nel il quale OpenFace presa un'immagine, in questo caso ci si trovano tre volti, ma nel caso precedente chiaramente viene mandato soltanto ad OpenFace soltanto questa immagine, e chiaramente OpenFace, con le tecniche analoghe a quelle per riconoscere il tesserino, se non uguali, cosa fa? Va a rilevare le microespressioni. Cioè va a rilevare quelle che sono, vedete, la forma degli occhi, il naso, la bocca, il mento, quindi in maniera estremamente analitica. Vedete che ci sono tutte queste, sono decine e decine di microespressioni, vedete anche quella che è, diciamo, viene rilevato anche la posizione geometrica, diciamo, del volto, eccetera. Il lavoro che ha fatto questo ragazzo, molto bello, molto bravo, appunto si è laureato, insomma, brillantemente adesso recentemente, era stato proprio quello di andare a verificare, non abbiamo potuto fare delle prove dal vivo, ma è stato quello di verificare se c'era una correlazione tra i movimenti di queste singole microespressioni, cioè una di queste microespressioni, cioè ad ogni punto è associato poi un certo valore. Se c'è una correlazione tra queste microespressioni e un'immagine di un'opera museale che veniva trasmessa a video, quindi è stato realizzato perché non si poteva fare la sperimentazione in un museo reale per causa del Covid. E quindi allora l'idea che lui ha avuto è quella di trasmettere, cioè di fare un sito web dove venivano trasmesse delle immagini di opere d'arte, quadri o statue. E nello stesso tempo veniva ripresa la telecamera lo spettatore, che esprimeva un giudizio di apprezzamento o non apprezzamento nei confronti dell'opera visitata. E quello che è stato cercato di vedere è se c'è una correlazione tra le espressioni facciali e il grado di apprezzamento, diciamo, con risultati piuttosto deludenti per quanto riguarda, diciamo, non per quanto riguarda la tesi di laurea, che appunto ho detto si è laureato brillantemente, ma per quanto riguarda percentuali di correlazione. No, non abbiamo verificato grandissime percentuali di correlazione, solo in alcuni casi. Ma io direi, per essere molto ma molto per essere molto ma molto brevi per essere molto brevi io passerei a farvi vedere alcune cose che abbiamo fatto, senza che vi so spiegare. In realtà in quest'anno, rispetto all'anno scorso, abbiamo attestato 5 tesserini diversi e sono state realizzate per il training set 12.000 immagini. E purtroppo, diciamo, solo un singolo volto, perché c'ero solo io sostanzialmente a fare da training set. Quindi qui ritorniamo a quel discorso che noi abbiamo sul bias e sul discorso anche di capire come le reti, queste intelligenze del deep learning, genera, diciamo, può essere o meno affidabile, d'accordo? Perché molte delle scelte vengono fatte dal programmatore, cioè questo training set è la base sulla quale poi l'intelligenza artificiale andrà a rispondere. Quindi tutto quello che viene messo qua dentro deve essere ben pensato. Se io chiaramente ci metto solo un volto, posso sicuramente immaginare che la mia intelligenza artificiale non potrà sbagliare molto nel riconoscimento di volti differenti, per esempio di volti di colore diverso o di età o di genere diverso. Il problema però, che io poi non ho avuto modo perché era autoesplicativo, ho provato a chiedere alla cucchiaia questa mattina,
anche lei mi ha dato un po' una risposta negativa, ma anche la Rossio confermava, perché oggi come oggi le ricerche, proprio questo, cosa mettere, la domanda potrebbe essere questa, cosa mettere dentro il training set per fare sì che l'intelligenza artificiale non abbia un bias, non abbia dei pregiudizi? Questa è una bella domanda, cioè, perché è tutto qui un po' la cosa, cosa mettiamo qua dentro? Io ho potuto verificarlo, perché in realtà le 12.000 immagini, non è che mi sono messo io lì a farla a mano, cioè in teoria cioè, ci sono dei software che fanno dell'etichettatura, vi faccio vedere, questa è una videata del software che fa l'etichettatura, in teoria mi sarei dovuto mettere lì, fare appunto 12.000 foto, che già non è semplice come cosa, ti fai un video e poi dopo selezioni, che ne so, ogni per due, ogni per tre, un frame e generi automaticamente decine di migliaia di frame, non è un problema, il problema è poi etichettare, fare 12.000, cioè già farne 600 veramente è un confronto, Charlie Chaplin stava bene quando stava in fabbrica a chiudere i cosi, già solo farne 600, e farne 12.000 è qualcosa che non augurerei nemmeno al carcerato che deve fare all'ergastolano e fare lavori forzati. Quindi che cosa ho fatto? In realtà ho fatto addestrare questo badge e poi dopo automaticamente la rete neurale ha generalizzava per esempio su quest'altro badge, poi su quest'altro, poi su quest'altro, generalizzando, cioè significa che riconosceva, e quindi basandomi su quel riconoscimento, facendo semplicemente un controllo di qualità, quindi il mio lavoro si è limitato a fare un controllo di qualità dove in alcuni casi la rete non generalizzava bene, e sono riuscito poi quindi a creare questo training set. Vi faccio vedere a questo punto, e concludo, quello che è stato il video che abbiamo realizzato, che ho realizzato nel master a settembre 2020, dove abbiamo preso degli studentesse del master e abbiamo provato a far riconoscere la rete. Spero che si veda, datemi un feedback se poi ci sono problemi. Allora, vedete che già la rete non può, generalizza abbastanza bene, perché le teste riesce a riconoscere pur essendoci anche la mascherina. E chiaramente, mentre invece il tesserino che era messo per divieto di sedersi viene riconosciuto come il badge giallo, gli altri tesserini vengono riconosciuti con precisione infallibile. Dopodiché poi anche la sedia viene riconosciuta una volta sì, una volta no, avendo questa forma rotonda e blu, simile al tesserino blu. E dopodiché, anche se si vede, anche questo è il frame della porta, vengono riconosciuti come due tesserini gialli. No, questo un po' per farvi vedere che chiaramente se io poi dopo... come il bias, l'intelligence artificiale dipende da cosa ci mettiamo dentro il training set, e quindi cosa mettere nel training set, il problema poi dopo si complica, quindi cioè uno dei problemi è cosa mettere nel training set, quale cosa dobbiamo mettere in buona sostanza. Un'altra, faccio vedere anche un'altra. Vediamo se riesco a uscire qui dalla cosa, vi faccio vedere anche un'altra cosa, che è il software che ho realizzato. Il software che ho realizzato è disponibile in rete, cioè qui ci sono i tesserini, quindi è possibile scaricare il PDF dei tesserini, stamparli, farsi il video, e poi il software per il rilevamento è qua pubblicamente disponibile, c'è questo link. È un file di collaboratori a cui bisogna poi modificare, che bisogna modificare semplicemente, per chi conosce un pochino il Python, bisogna solo modificare per inserire il video che magari uno si è girato. Cioè, volendo, questo software può essere utilizzato per fare il riconoscimento dei tesserini. C'è già tutta la rete neurale che viene scaricata, in realtà ce ne sono due, quindi poi uno può scegliere anche quale rete neurale sceglie, se il ResNet 34 o il ResNet 50. Bisogna personalizzarlo in modo tale che, qui ho scritto delle istruzioni, ma che insomma chi ne mastica un pochino di Python non dovrebbe avere difficoltà, e si può inserire il video, e poi dopo il risultato in output di questo software
restituisce il video con riconoscimento del tesserino all'interno. Attenzione, non solo il video, ma da analiticamente, frame per frame, le coordinate del tesserino rispetto, diciamo, ai pixel dello schermo, il livello di confidenza e anche l'etichetta di ciò che è stato riconosciuto, in sostanza. Sentite, io non ho altro da dire, diciamo, questo era un po' quello che volevo presentare, per cui si conclude qui la mia presentazione, insomma. Grazie professor Mezzini. Se non ci sono domande, io direi che possiamo anche concludere qui questa seconda giornata. Vi ricordiamo che gli interventi sia di questa mattina che del pomeriggio li troverete online nei prossimi giorni e che vi aspettiamo anche domani, stessi orari, sia durante la mattinata che il pomeriggio. Vi ringraziamo per essere stati con noi, per essere stati partecipativi e vi attendiamo domattina. Grazie.